VRN presenta. Una voce può raccogliere una vita che a volte sfugge. Una voce può raccogliere una vita che a volte sfugge.
Ci piacciono tantissimo le rivisitazioni, questa era una rivisitazione di Shout, sono Halfaris e Frequencer con il mixaggio di Alexander Metzger, è un brano che io amo molto, Shout, dei Tears for Fears. Devo dire che i Tears for Fears hanno fatto davvero della bella musica, soprattutto negli anni Ottanta, anche se si sono riformati, ma insomma... A distanza di anni, quando si riforma un gruppo, non è più la stessa cosa. Amici di Web Radio Network, ben entrati e ben arrivati nella notte ai confini. Una notte particolare questa, ogni notte è un viaggio diverso, con incontri totalmente diversi. Passiamo dagli UFO della settimana scorsa a invece addentrarci in tutt'altro mondo, quello del simbolismo, ma non solo, ovviamente, perché il personaggio con cui tra poco saremo collegati spazia veramente in campi, possiamo dire, di conoscenza praticamente infiniti, con grande chiarezza ma anche con grande semplicità poi nel rispondere. Non sarà con noi subito, sarà con noi più tardi Gianfranco Carpeoro, come abbiamo più volte annunciato. Quindi parleremo anche di massoneria, di società, di occulto, non occulto, vedremo dove ci porterà. Sono arrivate tantissime domande e quindi le leggeremo e sentiremo con interesse le risposte di Carpeoro. Tra pochissimo invece con noi, come sempre, Paolo Franceschetti. Anche con lui inizieremo con le domande, perché poi lasceremo spazio a Carpeoro, rimarrà Paolo Franceschetti, ma non avevo modo di leggere poi le domande che sono arrivate solo a Paolo, e quindi le leggiamo subito tra poco, e sarà anche l'occasione ovviamente per la nostra consueta chiacchierata. Questo è il mio solo intro per ricordarvi che questa è Web Radio Network, per ricordarvi come fare a intervenire, non tanto per questa sera per Carpeoro, ma per i prossimi ospiti. Quale sarà il prossimo ospite della prossima settimana? Intanto vi posso dire che abbiamo preso contatti con Gianni Lannes, lui però ci ha fatto delle richieste, quindi bisogna vedere un po' come poterle gestire, lo faremo. Ci ha chiesto in sostanza di andare in diretta, e quindi bisogna incastrare il martedì inevitabilmente, e poi al telefono, quindi queste sono le due cose che, diciamo, ci ha chiesto e che tranquillamente possiamo dare, perché l'argomento è poi molto molto interessante, inquietante, quello dei possibili terremoti artificiali. Quindi non ho detto che sarà Gianni Lannes il prossimo ospite, non mi fraintendete, ho detto che abbiamo preso contatti. Poi abbiamo da ritentare con Caro Tenuto, che era andato in Grecia, quindi tenteremo. Poi c'è Fabio Piselli, che è un altro che abbiamo contattato e che ci ha risposto positivamente. E poi ne abbiamo, ce ne sono stati consigliati altri, cammin facendo, strada facendo, quindi lo annunceremo come sempre nel blog, mi raccomando, bordernights.blogspot.it, e nel gruppo Facebook Border Nights, che sta crescendo molto di volta in volta. La settimana scorsa noi abbiamo avuto Chiumiento, e Chiumiento ha suscitato grandi interventi, molte interferenze dobbiamo dire, disturbatori più o meno ufficiali, al di là di chi smonta la cosa, e fin qui va bene, ma quando c'è troppo livore, ne ho troppa insistenza, c'è qualcosa che non ci quadra. E allora l'amico che voleva addirittura che togliessimo la puntata da Spreaker perché avevamo letto un suo messaggio nel gruppo Facebook, beh, quella è stata la perla delle perle, che voleva andare in procura addirittura, e io gli ho risposto sul gruppo: ma vacci in procura, perché almeno abbiamo più ascoltatori, magari abbiamo ascolti per davvero, ci ascolteranno nelle procure. Beh, salutiamo le procure, ciao procure. Allora salutiamo tutti quelli che, ma sì, io penso che ci ascolti qualcuno dalle procure, sì, che magari silente lì, da Carbonaro ci ascolta. Bene, allora l'email, ricordate che abbiamo cambiato email, ma vedo che vi siete adeguati, quindi il nuovo indirizzo è bordernights@webradionetwork.eu.eu. Allora, bordernights@webradionetwork.eu, mi raccomando, e vi ricordo poi come sempre che lunedì a mezzanotte, quindi tra lunedì e martedì, musica scelta da voi con la Border Nights Collection, dalla quale
prima dell'appuntamento con Paolo e poi con Gianfranco Carpeoro, abbiamo estratto questo brano che io amo molto, per la verità già avevo proposto in Border Nights molte volte, soprattutto all'inizio, agli albori di questa trasmissione. Giorgio Gaber, che in modo perfetto praticamente identifica i mostri che abbiamo dentro, si chiama proprio così questo bellissimo brano. I mostri che abbiamo dentro quali sono? Quelli che si annidano in ogni mente, come dice questo bellissimo testo di Gaber, scritto credo sempre da Luporini, sicuramente sì, è un brano, un'eredità che è sempre con noi, quella di Giorgio Gaber, e queste parole di verità che scavano nell'animo umano di tutti noi.
Di voi ci aveva chiesto Giorgio Gaber un brano molto bello che avevamo già passato tempo fa, I mostri che abbiamo dentro. Questo anche per ricordare di nuovo che il lunedì a mezzanotte su Web Radio Network va in onda la Border Nights Collection con la musica scelta da voi, quindi continuate a mandare le vostre richieste sia nel gruppo Facebook che all'email bordernights@webradionetwork.eu. Allora, questa è la notte di Carpe Oro che arriverà tra un po', e quindi però prima è la notte sempre con Paolo Franceschetti. Buonanotte Paolo. Paolo? Ah, ecco, scusa. Ah no, sì. Beh, chiudi ciao, subito. Fabio, ciao a tutti. Chiudi il microfono prima di iniziare. Allora, bentornato con noi. Tante domande anche per te Paolo questa settimana. Anzi, io direi che adesso leggiamo le domande, perché tanto poi dopo arriva Carpe Oro, ce ne sono anche per lui, quindi intanto però leggiamo. Allora, intanto ce n'era una che devo scusarmi anche con chi l'aveva fatta, perché dovevo fartela da 2 settimane questa domanda, non so se è un caso che tu hai seguito oppure no. È la storia di questo ragazzo palermitano sposato con una famosa giornalista spagnola che è morto in Spagna, trovato con un foulard al collo, con le gambe che poggiano perfettamente, anzi piegate, ad esempio scrive Massimo nel nostro gruppo, da quel che ho capito per terra, e subito chiudono il caso dicendo che si è suicidato per un gioco erotico. Ma chi vogliono prendere per i fondelli? Quest'uomo si chiama Mario Biondo, 36 anni, sposato con la presentatrice Raquel Sanchez Silva. Non so se hai sentito parlare di questo caso, Paolo. No, l'ho sentito accennato, ma qualcuno mi aveva fatto le domande anche via mail, ma non me ne sono mai occupato. Quindi, cioè, è difficile. Sì, sì, ci sono. Ah, sì, no, perché è risparito. Mi senti? Sì, ti sento adesso. Dico, è risparito per un attimo. Il corpo trovato dalla governante, insomma, chiaramente la dinamica effettivamente fa un po' pensare. Comunque è difficile, no? Per te magari dire qualcosa su un caso che poi no, non. E poi, come tu dici sempre, per capire qualcosa poi bisogna che passino degli anni, giusto? Spesso sì. Allora Paolo, ogni tanto scompari questa sera, non so se c'hai qualche problema di collegamento. No, no, il collegamento è perfetto. È perfetto, insomma. Allora andiamo avanti, vediamo un attimo altre domande che sono arrivate. Allora, vediamo un attimo, dunque, domanda a Paolo. Allora, vediamo un po' cosa ci chiede questo ascoltatore. Abbiamo un'email nuova che però dobbiamo testare. Allora, mi chiamo Emanuele, complimenti per la bella trasmissione. Volevo chiedere a Paolo se dopo la puntata dell'anno scorso con il Malanga aveva cercato di utilizzare l'ipnosi nelle vicende delle bestie di Satana per ricostruire la verità. Grazie. Eh sì, mi sarebbe molto piaciuto, ma alcune persone che avevo trovato poi si sono spaventate e non hanno voluto proseguire, diciamo così. E comunque non è facile trovare qualcuno che ipnotizzi i ragazzi per capire informazioni, perché bisogna accedere in carcere e quindi fare una richiesta specifica. E non bisogna neanche dire che il motivo è quello, perché tra l'altro altrimenti probabilmente te lo respingono. Quindi già le persone che ho trovato hanno detto di no, e poi adesso altre non ce n'ho, quindi le difficoltà insomma sono molte. Però sì, ci avevo pensato ed è una cosa che bisognerebbe fare, si dovrebbe fare. Quindi se scoprono che lo psicologo, insomma quello che è questo ipnologo, va in carcere per quel motivo, gli possono rompere le scatole, quindi. Sì, in teoria non c'è nessun divieto di legge, non c'è nessuna controindicazione, però sono su questi ragazzi, nella vicenda delle bestie di Satana, c'è un'attenzione elevatissima, e ci sono addirittura delle circolari ministeriali che prescrivono all'amministrazione carceraria come devono tenere Nicola Sapone e Paolo Leoni. Quindi il ministero provvede a loro direttamente con delle direttive ad hoc, praticamente. Cioè solo loro due e non anche per gli altri, quindi. Sì. No, gli altri non lo so, nel senso io so di loro perché sono i miei assistiti, presumo anche per gli altri, però
c'è un'attenzione che definire sospetta è dir poco, insomma. Ma tu l'hai letta queste circolari? No, no, però me l'hanno detto i ragazzi, perché gliel'ha detto il direttore e loro lo sanno per certo, insomma, non c'è niente di speciale in questo, insomma. Allora, un'altra domanda che ci viene fatta tutti e due. Negli ultimi mesi si sta scatenando una vera e propria guerra sulle cure basate sulle cellule staminali. Il punto di vista dei malati, ci mancherebbe, è chiarissimo e sacrosanto. Anche la chiusura totale da parte delle istituzioni sulla questione è pressoché scontata, difesa degli interessi economici delle multinazionali del farmaco. Quello che proprio non riesco a capire è la posizione assunta da Mediaset in generale e dalle Iene in particolare, dando per scontato che il gruppo televisivo non sia diventato di colpo il paladino della giustizia. Mi domando, perché è intrapreso questa battaglia? Cosa c'è sotto? Mi piacerebbe conoscere il vostro punto di vista, la vostra chiave di lettura su questa vicenda. Grazie mille, un abbraccio, credo Pino. Pino, mi dispiace deluderti, ma purtroppo anche questa è una cosa che non conosco. Io so che molti personaggi, cioè, scusa Fabio, apro una parentesi, no? In TV va molto di moda il personaggio che, essendo famoso per qualche motivo, gli si fa domande di tutti i tipi e questi rispondono su tutto. Quindi abbiamo per esempio la moglie di Rutelli, Barbara Palombelli, che si improvvisa criminologa e va a dire la sua su tutti i casi possibili, come se li avesse studiati, quando invece è ovvio che non l'ha manco guardati. Oppure abbiamo la figura dell'opinionista, no? Che è una cosa delle più demenziali che esista. Purtroppo, siccome questa è la radio vera, quindi fatta con due persone che siamo io e Fabio, che non fingono e non si preparano nulla, purtroppo è inutile rispondere su tutto e su cose di cui io non so nulla. Diciamo che quando capitano queste cose mi piace sperare che ci sia qualcuno che positivamente preme all'interno di Mediaset per far uscire qualcosa di buono. Ecco, mi piace pensarla così, ma chi lo sa se è così. Poi dopo magari lo possiamo anche chiedere a Carpeoro, che ha frequentato certi ambienti, no? Sì, televisivi, per lui vale la stessa cosa. No, no, dico, ha frequentato tutto e può... Però si può provare a chiedere. Beh, sì, certo. Sì, ha frequentato ambienti televisivi, quindi no, potrebbe starci. Sì. Allora, aspetta un attimo. No, questa era la domanda dell'altra volta. Ce n'era un'altra interessante. Io cosa ne penso io delle staminali? Credo che, cioè, siamo comunque all'interno di un campo, secondo me, comunque non così scomodo come potrebbe essere dare spazio, ecco, a un Simoncini o ad altri metodi, diciamo, questi veramente alternativi, no? Credo che il campo, questo campo qui, per come poi è stato affrontato da Italia 1, è un campo sicuramente coraggioso rispetto ad altri, rispetto a chi non ne parla, ma credo che ancora siamo comunque in un ambito, ecco, che poi alla fine non dà tanto fastidio al sistema. Mi sembra una battaglia più che altro sociale, magari per quel singolo caso, e credo, ecco, che sia questo. Però anch'io non conosco nel dettaglio la vicenda, quindi è difficile interessarsene. Allora, un altro argomento che ha creato molto così interesse nel gruppo, che ci è stata fatta questa domanda, è su questa rivelazione, no, che ha fatto qualche giorno fa l'Apo Elkan, che ha rivelato a 13 anni, dice, ho subito abusi sessuali in collegio. Allora Pierluigi nel gruppo dice, una famiglia che è così potente che permette che nell'educazione dei figli ci sia uno stupro, nessuno teme ritorsioni e si permette una cosa del genere, o magari è stato fatto tutto sordinazione dalla stessa famiglia. Poi dopo ci sono altri nel nostro gruppo che commentano, ad esempio Samuele dice, secondo il mio modestissimo parere è un grande, come tutti i personaggi scomodi di grande personalità, viene perseguitato dalla nascita e portato a fare delle cavolate. Io sono sicuro che è uno di noi e se avesse tutelato maggiormente il suo nome e la sua figura sarebbe stato un grande leader, giusto dentro le oscure stanze dei complottisti massoni.
dove gli agnelli sicuramente hanno una posizione di rilievo. Comunque non l'ho mai giudicato e condannato per le cose che ha fatto. Mi piacerebbe sentire l'opinione di Fabio e soprattutto di Paolo. Credo che, insomma, in sostanza la domanda è: com'è possibile che succedano certe cose? Com'è possibile? Allora, guarda, Fabio, questa è una cosa di cui ho parlato spesso. Non bisogna domandarsi come è possibile, bisogna invece capire che è proprio la regola, nel senso che nelle famiglie più altolocate i figli vengono continuamente abusati. Quando va bene, vengono abusati perché ricevono un'educazione talmente rigida da creare delle personalità sostanzialmente disturbate, perché devono reggere a un mondo per cui ci vuole uno stomaco eccezionale per poter stare dentro a questo mondo. Bisogna pensare che queste famiglie formano persone, e quindi vale per tutte le famiglie come i Rockefeller, i Rothschild, i Vanderbilt, ma anche un Monti, un Draghi, eccetera. Formano persone che con cinismo, firmando provvedimenti di natura economica oppure semplici dichiarazioni di guerra, mandano a morire milioni di persone. Quindi per formare persone così ovviamente ci vuole tutta un'educazione particolare. Molti di noi, se fossero messi in un posto di potere così da un giorno all'altro, avrebbero molta difficoltà a firmare dei provvedimenti che... Sì. No, ti sento, però abbiamo dei ritardi. Io ti sento, mi senti tu? Sì. Abbiamo qualche ritardo più del solito stasera e ogni tanto ti va via la voce. Comunque prosegui pure. Quindi dicevo, bisogna capire che vengono formate personalità che poi devono essere in grado di firmare provvedimenti sostanzialmente di condanna a morte per milioni di persone, o per centinaia o per migliaia. Devono essere persone che come Letta, ad esempio, vanno alla strage di Lampedusa, quella dei barconi recenti, e devono sostanzialmente non prendere nessun provvedimento serio per fermare questo eccidio, oppure devono firmare provvedimenti di natura economica che sanno perfettamente che getteranno sul lastrico intere famiglie e faranno chiudere delle aziende, gettando nella disperazione spesso centinaia o migliaia di famiglie che lavorano in quell'azienda, e loro lo fanno con una tranquillità e una serenità che gli deve essere data solo da un'educazione di quel tipo, avendo subito quindi continui abusi fin da piccoli. E poi in molti casi questi abusi sono veri e propri abusi sessuali, come quelli che ha subito la Poelkan. La Poelkan infatti non è il più disturbato della famiglia Agnelli, è probabilmente il più sano, perché ha dimostrato spesso di non reggere a quel tipo di vita. Infatti ha uno stile di vita un po' sopra le righe, perlomeno così ce lo presentano, ma persone che lo conoscono bene da quando è piccolo, con cui ho avuto modo di parlare, dicono che infatti era una persona carina, una delle poche persone carine della famiglia. Per carina si intende una persona normale, umana, e infatti non ha comunque posti di potere particolarmente rilevanti. Quindi secondo te lo scandalo, diciamo, che ha avuto gli è stato creato ad arte? Sì, certo. Ma anche perché ti ricordi la storia che era molto comunque, diciamo così, sospetta. Sì, l'hanno fatto perché dovevano cercare di tenerlo sotto controllo, insomma, per carità. Anche perché tieni presente, Fabio, che in quelle famiglie quando succede qualcosa non si sa nulla. Cioè, quelle famiglie perpetrano crimini terribili nel silenzio di tutti. Basta che pensiamo a quei documenti che ho prodotto su blog, quelle testimonianze di quei sopravvissuti a quei massacri, che erano fatti nella villa degli Agnelli, senza con questo dire che c'era una responsabilità di tutti gli Agnelli, anzi sicuramente no, e sicuramente molti di loro neanche sapevano queste cose, ma alcuni sì. E quindi queste cose erano risapute in certi ambienti, sono tuttora risapute. Fabio, ricorderò sempre, spesso d'ora in poi, questo episodio in cui insieme siamo stati, no? Insieme
hai potuto vedere come in certi ambienti, sostanzialmente persone che provengono da certi ambienti parlano con chiarezza di cose che farebbero accapponare la pelle a qualunque persona, ma loro ne parlano normalmente. Ecco, a te adesso è capitato, ti capiterà sempre di più, e conoscerai, conosceremo insieme, per alcune esperienze probabilmente le faremo insieme, persone che provengono da quegli ambienti e che racconteranno delle cose che, cioè, non puoi far altro che strabuzzare gli occhi e dire: ma queste sono cose normali? Eh sì, certo, ma tanto se tu le racconti nessuno ci crede. Tra l'altro, se le racconti ti dicono dammi le prove, chiaramente spesso non le puoi dare. Io in alcuni casi le ho date, come ad esempio quelle testimonianze di quei sopravvissuti a quegli eccidi. Non serve a niente lo stesso, per carità, però insomma è un piccolo passo avanti per far capire che ci sono anche degli agganci, delle prove, non solo sono voci e dicerie. Eh sì. Allora, sento dei rumori, se ti stai trastullando con qualcosa. Ah sì, ma è una specie di tic, nel senso, cioè il mouse adesso non lo tocco più, giuro, ecco. Allora, adesso andiamo sul tuo blog, dove c'era, non so chi è questo, vabbè, forse un anonimo, non mi ricordo, comunque sia, mi ero preso il messaggio, un po' di suggerimenti per Border Knights. Uno: avete rotto i coglioni col mostro di Firenze, davvero basta, è stato detto tutto più volte, parliamo d'altro per favore. 2: vorrei sapere che ne pensate delle droghe, in particolare la cannabis, ne avete mai fatto uso? Che ne pensate di chi ne fa uso, sia da un punto di vista sociale che spirituale? Per esempio, la cosiddetta controcultura nata attorno alla cannabis, specialmente in America, Inghilterra, Olanda, non capisco se sia una cosa buona che invita i giovani ad aprire la mente oppure un modo del sistema per rincoglionirci e distrarci tutti. Penso sia un argomento molto interessante perché alcune sostanze sono conosciute e abusate dall'uomo da millenni. Allora, io non ne ho mai fatto uso, non ho mai fumato neanche le sigarette, pensa un po'. Però io trovo sempre così incredibile che ad esempio solo per il fatto di coltivare una pianta, una cosa quindi che c'è nella natura, no, uno possa addirittura essere arrestato, come capita tutti i giorni. Anzi, se noi guardiamo molto spesso quali sono le operazioni quotidiane delle forze dell'ordine, vedremo che ci sono un sacco di arresti per chi è stato trovato in possesso di marijuana, chiaramente in una quantità che viene giudicata idonea allo spaccio e non per uso personale. Però gran parte degli arresti per droghe è proprio legati a queste droghe leggere, e queste sono gran parte delle operazioni quotidiane dei carabinieri in particolare, ma anche insomma di tutte le forze dell'ordine, e quindi poi gran parte delle persone in carcere credo sia anche per questi motivi qui. Paolo. Allora, guarda Fabio, hai toccato, questo lettore ha toccato un problema molto importante, no? La droga è il grande specchietto per le allodole della nostra società, cioè per far vedere che forze dell'ordine fanno qualcosa hanno inventato, proprio di sana pianta, i poteri forti, questo problema, tra virgolette, delle droghe. Quindi che cosa fanno? Da una parte loro le consumano abitualmente. Una indagine delle Iene, non so se ti ricorderai. Sì, ne abbiamo parlato. Hanno dimostrato che la maggior parte dei politici comunque assume sostanze stupefacenti. Però bada bene, allora la legislazione sulla droga è fatta in un modo schizofrenico, cioè fatta apposta per poter fottere chi in quel momento è da fottere per il potere, no? Perché? Perché è punito lo spacciatore, ma non è punito il consumatore se c'ha una dose per sé. Ma scusa Fabio, ma è una cosa assurda, no? Ma la dose per sé, ma uno da chi l'ha presa? Da uno che ovviamente doveva comunque spacciare. Quindi chi spaccia commette un reato, ma chi prende no, no. Questa è chiaramente un'assurdità che è stata inventata proprio perché così si può giostrare e fare il porco comodo del potere a seconda di chi c'ha davanti. Così si arriva a sentenze della Cassazione che 2 o 3 anni fa hanno detto che essere trovati in macchina con mezzo chilo di hashish è consumo personale. È modica quantità, anzi non questa persona, è modica quantità, quindi la persona non è stata punita. Altre volte invece ti beccano con 10 grammi e ti fanno un culo come un paiolo. Quindi c'è già una prima contraddizione di fondo. La seconda poi è questa, che alcune droghe come l'hashish e la marijuana non fanno così male, certamente fanno meno danni di alcol
o di una pessima alimentazione che invece spingono in tutti i modi ad avere. E poi la droga a che cosa serve? Da una parte ci sono immensi profitti da parte di chi permette questo traffico, ci sono nazioni che vivono sulla coltivazione della droga. L'Afghanistan, per esempio, questa è una cosa che non si dice mai, viveva sulle coltivazioni di oppio. I talebani volevano eliminare la coltivazione della droga e quindi sono stati invasi dagli Stati Uniti con la scusa, francamente non mi ricordo, mi pare che c'erano le basi di Al-Qaeda, adesso non ricordo la scusa che hanno trovato per invadere l'Afghanistan. La vera ragione era che i talebani invece, per essere effettivamente molto rigidi dal punto di vista morale, volevano distruggere tutte le piantagioni di droga da cui si ricava l'eroina e altre sostanze, e quindi hanno inventato, diciamo, questa controoperazione per bloccare questa cosa. Quindi che cosa succede? Che da una parte gli stati ingrassano sul traffico della droga e sono loro stessi i principali sostenitori del narcotraffico, però all'interno reprimono i fenomeni di droga, ogni tanto prendono un carico oppure fanno delle operazioni antidroga e così possono dire: abbiamo fatto una eccezionale operazione antidroga. Ma la prima operazione antidroga la dovrebbero fare in Parlamento per trovare chi fornisce la droga, per esempio, ai parlamentari, ad esempio. Quindi sono specchietti per le allodole, per far vedere che il sistema funziona. E infatti io poi delle volte parlo con dei poliziotti o dei carabinieri quando sostengo che il sistema non funziona, perché polizia e carabinieri sono completamente inerti, inermi e inefficienti su tutti i crimini che vengono commessi. Spesso mi dicono: no, non è vero, io ho partecipato a delle operazioni. Ah, dico, quali operazioni? Operazioni antidroga, ovviamente, e che il sistema permette a singoli reparti, eccetera, che vengano condotte seriamente, perché c'è un interesse a che alcune volte vengano condotte seriamente. Poi la verità è che spesso, come è capitato in casi che ho analizzato a studio, ad esempio una persona a cui ho dato una consulenza anni fa aveva delle piantine sul terrazzo di casa, vada bene che stava al terzo piano, sono arrivati con l'elicottero i reparti speciali, gli sono entrati in casa e l'hanno portato in galera. E lui, infatti, quando l'hanno portato in galera ha detto: ma scusate, ma se mi chiamavate e mi dicevate che mi avevate scoperto, ve la portavo io la piantina, senza bisogno che venivate con l'elicottero e con i reparti speciali che mi hanno sfondato la porta di casa, insomma. Ecco, questa è un po' la situazione a volte. Guarda, questo mi ricorda. E poi la droga. Quindi, la droga, insomma, è il grande problema sociale creato ad arte per far vedere che lo Stato combatte la criminalità e la delinquenza, e poi per creare una serie di problemi sociali su cui poi si crea dibattito, si crea la gente che fa assistenza, eccetera. Fabio, basta pensare a una cosa, no? In America, quando c'è stato il proibizionismo, hanno proibito l'alcol, cosa che in teoria sarebbe anche giusta per evitare i danni che l'alcol fa alla società. Però non è servito. A cosa è servito in America il proibizionismo? A far proliferare la criminalità organizzata, a renderla più potente e aumentare i profitti e anche il numero dei delinquenti in circolazione. Quando si sono accorti di questo, hanno riliberalizzato l'alcol. Se facessero la stessa cosa con la droga, il problema della piaga sociale del drogato tenderebbe a scomparire. Perché? Perché da una parte, certo, molti si drogherebbero con più facilità, però intanto non ci sarebbe quel dramma che si crea nelle famiglie in cui vengono prosciugati interi patrimoni solo per potersi permettere la droga, non ci sarebbe tutta la delinquenza collegata alla droga, quindi delle mafie, che tanto non verranno mai fermati. Quindi tanto vale liberalizzarla e controllare il fenomeno, come si fa con l'alcol del resto, no? L'alcol è una piaga, tante persone sono alcolizzate, vivono alcolizzate, però
si sa che c'è un problema, si interviene. Quando c'è l'alcolizzato, la famiglia si compatta attorno, cercano di tirarlo fuori dall'alcol. Insomma, sì, ci sono una serie di rimedi poi a questo tipo di piaga. Si vieta magari il consumo di alcol dopo determinati orari, negli autogrill, eccetera. Quindi con una serie di provvedimenti. La stessa cosa si potrebbe fare con la droga. Però il problema è che non si vuole togliere il profitto alla criminalità e soprattutto non si vuole perdere questa grande possibilità di far vedere che comunque ogni tanto la polizia e i carabinieri fanno qualcosa. Quindi quando vogliono far vedere che c'è qualcosa di efficiente, appunto fanno una maxi operazione antidroga. Ricordo che a Trieste il generale Ganzer dei carabinieri è stato processato per associazione a delinquere e spaccio di droga, cioè praticamente si è dimostrato, anche se poi è stato assolto ovviamente, quindi il PM ha cercato di dimostrare inutilmente, data l'assoluzione, che costui che faceva sostanzialmente spacciava droga in grande stile e organizzava i traffici di droga. Non solo, poi ogni tanto organizzava delle finte operazioni antidroga che erano però diciamo tutte orchestrate da lui, perché era orchestrato da lui sia il traffico sia l'operazione antitraffico, per accrescere i suoi meriti, e questo è stato detto dal PM, cioè in sentenza. Tra l'altro, no, questa storia di persone arrestate mi ricorda il tragico caso di Aldo Biazzino, che abitava in provincia di Perugia. Fu arrestato insieme alla moglie col figlio allora minorenne, davanti agli occhi del figlio minorenne in casa, e quest'uomo perché aveva delle coltivazioni appunto proibite tra virgolette, e poi è morto misteriosamente, anzi non troppo misteriosamente, no? Perché l'hanno ammazzato di botte in carcere, nel carcere di Capanne di Perugia, e poi poco dopo muore anche la madre. Quindi questo ragazzo, dopo che c'è stato questo arresto, il figlio rimane orfano e rimane improvvisamente senza i genitori. E davvero, insomma, una storia tristissima che poi non ha mai avuto, credo, giustizia, come quasi tutte. Allora, torniamo a una domanda sempre dal blog, che ti chiede qualcosa inerente il brano che avevi scelto la scorsa settimana, quello di Rino Gaetano. Dove sta il grano? Dove sta la rosa? Era questo che intendeva dire Rino nella sua canzone, Paolo? Dicevo sì, è un'allusione molto chiara di Rino. Dove sta il grano, dove sta la rosa? Significa dove sta il denaro, grano, la grana è anche il termine con cui si indica il denaro. Dove sta il grano, dove sta la rosa? Stanno insieme, insomma. Quindi insomma... Fabio? Sì, sì, io ti sento. È che sei tu che ogni tanto scompari. No, no, ma a parte il microfono, stanotte hai proprio problemi, credo, di collegamento. Perché vai via ogni tanto, vai via, cioè proprio, credo che ci sia proprio un ritardo tra quando io finisco di parlare e tu ti arriva la voce, passano dei secondi e credo a volte capitano, ci sono dei problemi. Allora andiamo avanti con altre domande. C'è questa domanda che c'era arrivata, vediamo un attimo, eccolo qua. Allora, il quotidiano La Stampa pubblica l'articolo "Non farci cadere in tentazione, la Francia cambia il Padre Nostro". Non indurci in tentazione è l'aspirazione dei cristiani. Questa è una citazione da Blavatsky. Chi è dunque il tentatore? Satana? No, la preghiera non è rivolta a lui, è invece il genio tutelare che indurì il cuore del faraone, che introdusse lo spirito del male in Saulo, che inviò i messaggeri menzogneri e i profeti e indusse Davide al peccato. È infine il Dio biblico di Israele. Poi viene riportata una citazione da Wikipedia. La Bibbia della Conferenza Episcopale Italiana del 2008 ha variato la frase "non ci indurre in tentazione" in "e non ci abbandonare alla tentazione". Insomma, qui ci fa tutta la storia, che poi c'è un articolo del Corriere della Sera del maggio 2002 dal titolo "La tentazione sbagliata", che si può leggere su internet. Il giornalista cattolico Vittorio Messori scriveva che l'abate Jean Carmignac, nel corso di una sua intervista, affermò: "È intollerabile, del tutto intollerabile, attribuire a Gesù una prospettiva secondo la quale Dio Padre avrebbe in fondo la caratteristica del diavolo stesso". È forse anche per le affermazioni su indicate che Blavatsky viene da alcuni ancora oggi tacciata di essere anticristiano
cristiana o ancora peggio? Ella scrisse nella sua prefazione alla prima edizione del suo libro La dottrina segreta. Lo scopo di quest'opera può essere così definito: dimostrare che la natura non è una fortuita combinazione di atomi ed assegnare all'uomo il suo giusto posto nello schema dell'universo, risollevare dalla degradazione la verità arcaiche che sono alla base di ogni religione, scoprire fino a un certo punto la fondamentale unità dalla quale tutte derivano e infine dimostrare che il lato occulto della natura non è mai stato studiato dalla scienza della civiltà moderna. L'autrice si riterrà soddisfatta anche se ciò sarà raggiunto solo in parte. Quest'opera è scritta per l'umanità che dovrà giudicarla nelle sue generazioni future, unico tribunale da lei conosciuto. È abituata agli insulti, conosce la calunnia quotidiana, deride con silenzioso scherno la diffamazione. De minimis non curat lex. Londra, ottobre 1888. Quindi sono dei flash che ci dà Paola, che ci ha mandato questa email, che è partita, no, da questo fatto che a quanto pare vogliono cambiare questa formula del Padre Nostro. Non so se alla fine queste riflessioni sparse, non so se ti inducono delle riflessioni, Paolo, perché cambiare proprio questa frase proprio adesso? Ma guarda, Fabio, io ritengo che, diciamo, la persona veramente religiosa, nel senso di spirituale, non si cura di quello che la Chiesa cambia sul momento per una singola frase. La spiritualità va ben oltre. Questi sono i classici dibattiti di persone che sono magari teologhe ma non religiose o spirituali. E la persona, appunto, spirituale, il significato del Padre Nostro lo conosce indipendentemente dal fatto che gli cambino la frase o no. E quanto poi al problema dell'esistenza del male o no, se Dio ha voluto il male o no, e quindi la posizione anche della Blavatsky, che ha citato questa lettrice, vabbè, il discorso è troppo complicato, però diciamo che è ovvio che se Dio è onnipotente, se la creazione tutta si deve a un essere supremo, tutto si deve a lui, quindi anche quello che noi chiamiamo male, ricordandoci che quello che noi chiamiamo male lo chiamiamo noi così, ma non sappiamo effettivamente se lo è. E qui si incavolerà Dario, Dario Cristerus, che lui ci tiene alla distinzione tra bene e male. Lo salutiamo comunque. Sì, ma dei nostri lettori o ascoltatori, molti, vabbè, ma Dario Cristerus Romano è un caso a parte, perché lui probabilmente è una persona che in mala fede deve contestare e criticare tutto, ma quindi, però ci sono persone in buona fede come quel Marco Pugliè, che ogni tanto poi scrive quegli articoli deliranti contro di me o contro altre persone, che sono veramente convinte di quello che dicono e veramente vedono una bestemmia nel dire che Dio ha voluto il male, perché loro poi si arrogano il diritto di sapere cosa è male e cosa è bene, senza rendersi conto che in questo modo si mettono molto vicino a Dio, tra l'altro, perché pretendono di sapere qual è il pensiero di Dio e la parola di Dio. Ovviamente quando ognuno gli risponde, gli dice questo, loro ti rispondono: no, ma non pretendo di saperlo, è che è scritta nella Bibbia la parola di Dio. Ma ovviamente nella Bibbia c'è di tutto, e quindi capirai, lì si apre una discussione infinita, ma vagliela far capire, insomma. Ma allora c'è Marco che poi ci manda, secondo lui è una domanda stronza, ma io credo che non lo sia, quindi niente jingle. Ora dico una cazzata che mi è balenata per il cervello: è possibile che le scie chimiche non siano altro che vapore acqueo innocuo messo di proposito lì per terrificarci ogni volta che le vediamo, aiutati anche dalla propaganda complottistica che le demonizza al fine più alto di creare una forma pensiero negativa globale insieme a tanto altro terrorismo psicologico per abbassare sempre più le nostre frequenze vibratorie o qualche altro fine esoterico? Fatto sta che noi non possiamo verificare di persona le sostanze irrogate nei loro effetti. Siamo già convinti che lo fanno di proposito. Terrificante è un'immagine che vidi di un aereo di linea convertito a seminatore di terrore con grosse taniche metalliche al posto dei seggiolini dell'Airbus. Cosa ne dite? Allora, di per sé tutto è possibile, non si può dire sì, no, con sicurezza. A me questa ipotesi non sembra plausibile, perché per il semplice fatto che, diciamo, il ragionamento del lettore ha una falla.
farebbero questo per gettare la popolazione nel terrore, ma la verità è che gettano nel terrore casomai solo qualche migliaio di complottisti, perché in realtà la maggior parte delle persone si disinteressa a questi temi, non sa proprio che cosa sono le scie chimiche e quando gliene parli neanche gli interessa. Quindi questo vale per la maggior parte della popolazione, quindi dire che lo fanno apposta per terrorizzare una sparuta minoranza mi sembra proprio un'assurdità, però poi tutto può essere. E comunque anche questo sarebbe un complotto, comunque, no? Anche se fosse così. Quindi, sarebbe ugualmente un complotto, certo. Allora, l'ultima domanda prima di un'altra serie di domande particolari che ci sono arrivate. Allora, prima però c'è questa, Davide. Ciao Fabio, da poche settimane che seguo la tua trasmissione la trovo davvero interessante. Al di là di come un individuo la pensi su determinati argomenti, trovo che sia corretto dare spazio a persone che la pensano in maniera diversa rispetto all'informazione definita ufficiale. Nella puntata del 15 ottobre hai chiesto a Franceschetti cosa ne pensasse del caso Priebke. Oltre ai motivi esoterici ai quali ha accennato Paolo sul fatto di seppellire un corpo in un determinato luogo, io credo che i mezzi di informazione si adoperino a strumentalizzare la faccenda per far promuovere provvedimenti che possano impedire la divulgazione di informazioni alternative. In alcuni paesi è perseguibile legalmente chi nega che la tragedia dell'olocausto ebraico si sia svolto come lo raccontano i libri di storia, e si è parlato più volte di estendere questa legge anche in Italia. Senza entrare nel dettaglio degli argomenti sostenuti da alcuni storici che affermano che le prove di determinate atrocità non siano mai state trovate, personalmente credo un eventuale provvedimento contro il negazionismo possa servire da precedente per far bloccare in futuro anche altre fonti di controinformazione. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensate tu e Paolo. Grazie ancora, complimenti per il programma, Davide. È difficile, non mi sono preparato una risposta sul negazionismo, quindi non so se riesco a essere chiaro, esporre il mio pensiero in poche parole. Allora, intanto è falso che non ci siano prove dei campi di sterminio e dell'eccidio degli ebrei, questo va detto. Eventualmente si può discutere sul numero di morti, ma a quel punto che siano 500.000 o 6 milioni, francamente conta poco. Poi conta molto poco, cioè voglio dire, vale il discorso di alcuni negazionisti che ci sono eccidi che sono della stessa dimensione di quella degli ebrei e nessuno ne parla o ne ha parlato in passato, giustissima questa cosa, ma che dire, però cioè, l'olocausto c'è stato, tra l'altro io c'ho mio nonno che era stato in un campo di concentramento, quindi sai, non si sta parlando di 2000 anni fa, si sta parlando di un'epoca che è ancora fresca in molti di noi, quindi ci sono tantissime persone che sono scampate ai campi di sterminio, tanti hanno avuto parenti morti nei campi di sterminio. Ratz Degan, per esempio, è uno che, almeno a quanto mi ha detto lui quando l'ho conosciuto, ha avuto dei parenti morti nei campi di sterminio. Quindi dire che non ci sono stati campi di sterminio è stupidità, non si capisce perché. Certo, il reato di negazionismo però è assurdo, perché se io voglio negare qualsiasi cosa, anche che ne so, che c'è stato, cioè che l'Italia sia una repubblica o che Fabio Frabetti esista e abbia una compagna, un figlio, questo, cioè, perché non dovrei farlo? Cioè, se c'è libertà di opinione, c'è libertà anche di negare le cose ovvie o le cose storicamente affermate. È molto, non lo so, non riesco a capire che cosa c'è dietro a questo dibattito sul negazionismo e sul reato di negazionismo. C'è qualcosa che va oltre e che, devo dire, mi sfugge, insomma, perché certamente comunque è una compressione della libertà d'opinione, insomma. Io voglio negare che Berlusconi è stato presidente del Consiglio, ma lo posso negare, ma perché non devo negarlo? Mi si dirà, vabbè, ma l'eccidio degli ebrei è una cosa molto più grave, è d'accordo, ma chi è che stabilisce il limite di cosa posso negare anche di ciò che è vero? E se qualcuno c'ha voglia di mettersi a dire che i campi di sterminio non esistevano, ma che lo dica. Allora, l'ultime sono domande davvero particolari che mi impongono un cambio di base. Eh sì, Paolo, perché ti vogliono rimettere sotto, esattamente Maria,
AA, che dopo aver sentito quello che ha fatto Sandro, già ridi, dopo quello che ha fatto Sandro, ti ha mandato anche lei una serie di domande, di quesiti, e adesso io li vado a leggere. Il mostro di Firenze è un'entità terrena o extrasensoriale? Tutte e due. Se l'uva matura a settembre, cosa c'entrano le arance con la primavera? Perché primavera sempre ad ogni frutto nel canto 28 del Purgatorio. Hai mai sentito parlare sapone con accento sardo? No! Veramente lui è calabrese, tra l'altro è vissuto ad Airago, quindi c'ha un mix di calabrese e di milanese, insomma. Ora che è stato querelato, imparerà a tenere un po' più la imparerà a tenere un po' più chiusa la boccuccia. Ma sto cargiulo, si è poi capito chi cavolo è? Allora, ma tu però, scusa, ma hai fatto la domanda, non mi hai fatto rispondere. Vai, rispondi. Vai, rispondi. No, certo che no, cioè perché dovrei imparare? Me l'aspettavo pure una querela, no? Ma sto cargiulo, si è poi capito chi cavolo è? No, mi piacerebbe molto saperlo, però non lo so e non c'ho neanche nessun sospetto, perché è molto bravo a non far trapelare nulla della sua identità, però deve essere una persona intelligente, simpatica e mi piacerebbe davvero conoscerlo a livello umano. Allora, da quando ha preso in simpatia MDD? Che cos'è? MDD sarebbe maestro di dietrologia. Ah, ok. E che è una delle persone che ho odiato di più effettivamente nella storia. Bravo, pensavo che fosse veramente molto intelligente. Poi invece alla fine, alla lunga, mi ha convinto che era tutto un equivoco, che non, quindi i comportamenti che ha avuto li ha avuti per provocare, per fare casino, insomma, così. Che fine ha fatto Giorgio Andreatta? Andretta, no, Andreatta. Ah, Andreatta. Andretta, credo che non segua più il blog, mi si deve essere offeso per qualcosa, forse per un commento che avevano fatto e che non ho cancellato, adesso non mi ricordo bene. Mi ricordo che una volta si offese, ma io non avevo tempo perché stavo fuori, quindi erano giorni che non avevo tempo di perseguire i commenti, e lui mi pare di ricordare che si è sentito offeso. Per quale motivo litiga con le persone? Chi? Io? Cioè, che domanda è? Adesso c'è questa, senti. Solange ha un carattere difficile, Ferraro ha un carattere difficile, la Carlizzi aveva un carattere difficile, i suoi con il fratello hanno un carattere difficile, ma non è che alla fine è lui ad avere un carattere di cacca? Cioè, penso sarei io. Esatto. Può essere, ma questo lo devono dire gli altri, non io, insomma. Fino a che punto si è spinta la conoscenza con Carpe Oro? Fino a che punto? Fino al punto che lo vado spesso a trovare, e fino al punto che ho scoperto una persona che mi piace molto. E certo, avevo delle resistenze iniziali, perché provenendo dalla massoneria all'inizio ho dubitato un po' chiaramente di lui, no? Questa sua poi simpatia per me mi era abbastanza sospetta, ma conoscendolo sempre di più ho abbattuto le barriere. È un essere umano e quindi non vado per categorie: massone, cattolico, ebreo, mafioso, eccetera. Io vado per esseri umani e vedo che ci sono persone, ci sono state persone nella mia vita che appartenevano all'andrangheta o alla mafia, e che ho stimato, con cui ho un ottimo rapporto e con cui
tutt'oggi mi fa piacere parlare e mi fa piacere vederli. Ci sono persone stimatissime come pubblici ministeri, perché mi fa semplicemente schifo avvicinarle. Quindi per dire che non sto nelle categorie, quindi figuriamoci poi se le categorie massone o cattolico mi fanno specie, assolutamente no. Quindi certo, all'inizio mi occupavo di massoneria deviata, quindi ero un pochino perplesso, cioè tutto ciò che veniva dalla massoneria mi faceva un po' spavento, ma adesso francamente non mi fa più paura la massoneria, ma mi fa più paura la stupidità umana. Sempre riferito a questa domanda, Stefania, ne è mai stata gelosa? Di chi? Di Carpeoro. No, esiste la possibilità che un giorno il blog possa definitivamente chiudersi per sua iniziativa? Certo, non lo so, può darsi, che ne so. Si rende conto che quando ride per radio si diverte solo lei? No, non mi sono mai posto il problema, veramente. In mezzo a tanti dubbi, quali certezze ha? Ah, certezze nessuna. Si rende conto che ognuno di noi, per quanto decida di rimanere più o meno silente, diverrà comunque carne da macello un giorno, perché la cosa rossa non perdona mai. Vabbè, ma che significa? Che la rosa rossa non perdona? Siamo 3 miliardi e mezzo, 4 miliardi di persone. Non mi sembra di dover generalizzare così. Quanto a me, sì, può darsi che non morirò di morte naturale, ma cioè non è che mi cambia molto la prospettiva. Del resto, tanta gente non muore di morte naturale, non fa il lavoro che faccio io, ma magari fa cose molto più tranquille, diciamo così. Quindi, che problema è? Bene, allora ci siamo divertiti. Maria, che ci ha mandato, che si firma nel blog, che ci ha mandato questa email, invece nell'email si è firmata Principessa Persiana. E, che dire? Bene, a questo punto chissà quali altre domande arriveranno per questo appuntamento ormai che sta diventando. Beh, comunque sono state simpatiche, dai. Allora, caro Paolo, a questo punto tu ci scegli un brano, perché tra poco arriva Carpe Oro. Che brano ci fai sentire? Allora, visto che abbiamo parlato di droga, scegliamo un brano di Franco Simone che si intitola
Border Nights, la notte ai confini. Dopo la pausa musicale, come promesso, è un appuntamento molto atteso, avete inviato molte domande, e allora diamo la buonanotte, oltre a Paolo che è rimasto con noi, anche a Gianfranco Carpeoro. Buonanotte. Buonanotte, buonanotte a tutti. Grazie, grazie di cuore di essere con noi questa sera. Qualcuno l'ha definita addirittura la puntata clou di questa stagione per la tua presenza. Senti qua. Beh, non, ovviamente non ho nulla da commentare, perché è un complimento che accetto con piacere, anche se penso che sia forse un po' esagerato. Senti, io parto da questo. Prima di addentrarci, sicuramente ci sono curiosità molto specifiche, eccetera. No, però quello che ti voglio chiedere è, secondo te, che tempi stiamo vivendo? Tempi difficili da afferrare, da capire, che non sembrano promettere niente di buono, no? Né a livello sociale, né a livello politico. E se, secondo te, ecco, diciamo, c'è una tendenza al peggioramento che poi è voluta come finalità da chi poi, diciamo, si trova nel cosiddetto back office del potere? Sono tempi senza più tempo, nel senso che il consumismo ha portato alla sottrazione del tempo alla maggior parte delle persone per pensare, sommergendole di problemi e di false necessità,
e quindi siccome non ci rimane più il tempo per pensare, nessuno di noi più mette ordine nella propria vita e nelle cose che fa. Il problema siamo noi, dobbiamo riprenderci il tempo per pensare, e se ci prendiamo il tempo per pensare riusciamo anche a cambiare le cose. Quanto, ecco, quindi un potere che comunque abbiamo sempre noi, no? Al di là di quello che accade fuori. L'abbiamo, ma diventa sempre più difficile esercitarlo perché non pensiamo, quindi la logica del sistema è quella di non farti pensare. Se tu non farti pensare, non pensi, diventi un consumatore, diventi una persona a cui da manipolare, che consuma, che arricchisce sempre le stesse persone, che non mette ordine nella sua vita, che si fa coinvolgere nella corsa a necessità sempre più false e sempre più posticce, senza accorgersi che la qualità della sua vita peggiora quotidianamente. Hai citato, no, la parola sistema, che è una parola, soprattutto nel mondo complottista, non è una parola molto usata, anche se poi non si sa bene che cosa si intende, no, per sistema. C'è davvero un sistema, diciamo, unico? Ci sono più sistemi? Ecco, quanto sono pianificate queste dinamiche? Le azioni sono soggettive, però in realtà la convergenza è univoca. C'è un modello, no? Il modello è il consumismo. Il consumismo fabbrica una falsa scala di priorità, dove al primo posto c'è il denaro, che non è più un mezzo ma è uno scopo. È talmente uno scopo che ormai il denaro non rappresenta più neanche l'oro, le riserve auree, la ricchezza di un paese. Ci sono paesi che hanno moltissimo denaro e pochissima ricchezza e pochissime risorse reali, e quindi questo è definibile come sistema. Poi in questo sistema, che in questo sistema ci sia una regia unica, io ci ho sempre creduto poco, perché in realtà il sistema non ha bisogno di una regia unica, essendo un meccanismo nato con la seconda rivoluzione industriale alla fine dell'Ottocento, si alimenta da sé. Io non ho mai creduto nelle cupole. Le cupole sono una roba che le organizzazioni sostituiscono in 24 ore. Bisogna cambiare tutti, allora le cupole diventano meno importanti. Anche della guerra alla mafia, no, Fabio? Sì. Si preoccupano sempre di arrestare il capo, ma il capo la mafia lo sostituisce in una nottata. Se si preoccupassero di fare delle retate invece che dei maxi processi che non servono a niente, e di arrestare tutti indipendentemente dal fatto di coinvolgerli in mega processi che poi durano 20 anni, di fare quindi una giustizia millimetrica, precisa, diffusa. Noi abbiamo perseguito sempre il reato associativo, perseguiamo anche i reati singoli. Facciamo 10.000 processi per estorsione invece di perseguire un mega processo con 10.000 imputati per associazione per delinquere per l'estorsione. Poi voglio vedere come la cupola mantiene 10.000 famiglie di gente che è in galera, come mantiene il suo sistema. Mi pare di capire, no, che tu hai detto, no, qualche volta che, e più volte, che si è persa, no, quella che doveva essere la funzione originaria della massoneria, poi quello che ci ha detto anche Magaldi quando è intervenuto l'anno scorso. Che cosa è diventata oggi la massoneria? Che entità è? È diventata quello che sono diventati i partiti politici, i sindacati, le organizzazioni religiose, cioè un qualcosa senza più l'ideologia. Se tu togli l'ideologia a un'organizzazione, l'organizzazione diventa fine a se stessa, quindi utilizzabile da tutti i delinquenti di turno. Noi abbiamo passato 20 anni culturalmente a demolire le ideologie, tutte le ideologie, eh? Io non sto facendo una questione di parte. E invece le ideologie sono utili, perché le ideologie sono il progetto. È in base alle ideologie che noi progettiamo, immaginiamo la società, cerchiamo di lavorare perché vada nel senso che noi riteniamo opportuno. Oggi non ci sono più le ideologie. Il nuovo ordine mondiale non è un'ideologia. Nei programmi di Weishaupt, che era il fondatore degli Illuminati, c'era un'ideologia, ma poi lui l'ha persa subito l'ideologia, è diventato uno strumento del potere.
non c'è niente di meglio che partire da una bella ideologia per poi abbandonarla e adattarsi a una pratica deleteria. Allora andiamo un attimo da Paolo, che vediamo fa subito il suo intervento su queste prime parole di Gianfranco. Paolo. Beh, guarda, di Gianfranco la cosa che secondo me può essere interessante per chi ascolta è il motivo per cui lui aveva una sua massoneria, e credo che, in questo mi corregge Gianfranco se sbaglio, credo caso unico nella storia della massoneria mondiale, la scioglie e consegna le insegne, credo che si dica, a un'altra massoneria, cioè sostanzialmente rinuncia a quella che era una posizione di potere, e credo che sia interessante sapere perché l'ha fatto. Beh, innanzitutto c'è un precedente storico. Nel 1926 tutti i gran maestri italiani hanno dovuto sciogliere le loro massonerie perché Mussolini ha dichiarato illecita la massoneria, e quindi le logge si sono sciolte tutte, salvo ricostituirsi nel 1947. Ma quelli sono stati costretti. Io sono stato costretto non da una coercizione diretta del potere, ma dalla constatazione che, avendo io una piccola comunione massonica, e per giunta essendo anche le grandi comunioni massoniche in grossissima difficoltà per la perdita delle dottrine e degli ideali, era assolutamente inutile che io andassi avanti con una piccola comunione massonica solo per l'autogratificazione mia e degli alti gradi di questa massoneria. Io infatti avevo un supremo consiglio di ultra ottantenni che si è estinto per consunzione naturale, nel senso che io a un certo punto ho smesso di dare alte cariche e mano a mano ho reso questa massoneria una insegna che ho consegnato a quella più vicina a me da un punto di vista storico, senza fare più nulla in questo senso. Nei giorni scorsi, no, ha fatto un po' di, non dico scalpore perché non è la parola giusta, c'è stata questa, è stata sequestrata la villa di Gelli dalle mie parti, e quindi insomma gli è stato contestato una serie di reati fiscali, beh, comunque sia 17 milioni di euro che non credo che verserà mai. Però da un punto di vista simbolico, che cosa può rappresentare questa operazione della finanza nei confronti di Gelli? È un messaggio? Non conosco gli aspetti giuridici della vicenda, quindi non entro nel merito. Per notizie mie, Gelli è gravemente malato, immobilizzato a letto, perché qualche anno fa aveva subito una frattura piuttosto grave che credo avesse interessato addirittura la colonna vertebrale, e da quel giorno, avendo anche la sua veneranda età, non è che sia stato più molto attivo. Più che altro credo che la vicenda sia rivolta al fatto che erano stati messi in essere degli atti conservativi del patrimonio a favore di società poi ricollegate ai figli, questo è quello che ho letto sui giornali, e quindi lo Stato ha voluto garantire che questi atti conservativi del patrimonio non si tramutassero in atti che sottraessero quel patrimonio a delle pretese creditorie dello Stato medesimo. Ora, secondo me il fatto simbolico nei confronti di Gelli c'è stato quando è finito condannato e poi quando è finito in galera. Io ho fatti simbolici più forti di quelli, il suo coinvolgimento con il caso Calvi, il caso Banco Ambrosiano e poi successivamente il caso Rizzoli Corriere della Sera, cioè simbolo più forte di quello non ne riesco a vedere. Il fatto che gli abbiano sequestrato la villa lo trovo abbastanza risibile, diciamo, no? Andiamo con la prima domanda di Raffaele. Secondo Carpeoro, esistono le armi psicotroniche, e se vengono usate dal sistema per inscenare i cosiddetti raptus di follia e far sì che una persona normale e sana di mente uccida di punto in bianco i propri familiari o amici? Ecco dei link, qui ci manda dei link di una persona che su YouTube racconta di avere questo tipo di problema.
accuso la più totale ignoranza sull'argomento. Avevo letto la domanda, a dire la verità non mi sono neanche preparato sull'argomento, perché se veramente esistono delle armi psicotroniche, credo che la nostra povertà di difese possibili sia talmente diffusa che considero inutile qualunque tipo di accorgimento. Quando si agisce sulla psiche, le difese sono molto... Se si riesce ad agire sulla psiche altrui, le difese ovviamente sono molto limitate. Perché ovviamente se si agisce sulla tua psiche, generalmente tu non te ne accorgi nemmeno. Ecco, a proposito di raptus e di omicidi, no? Tu hai detto in un'intervista dell'anno scorso, no? Che quello che dice Paolo riguardante i delitti, i cosiddetti delitti rituali, mediatici, eccetera, è corretto, se non sbaglio, al 90%. Confermi, diciamo, questa percentuale, tra virgolette, e in che cosa, diciamo, ti senti di differenziare da quello che dice lui? Ma io non so, poi mi pare che ci sia stato un'ulteriore evoluzione nel pensiero di Paolo. Io quando dissi questa cosa non condividevo il pensiero che ci fosse una gestione unificata di quella che Paolo chiama la Rosa Rossa. Secondo me però lo schema, le modalità, lo schema operativo, le figure ricorrenti, eccetera eccetera, li trovo rispondenti alla verità. Tu ti sei mai imbattuto in questa cosa rossa, cioè al di là di quello che scrive Paolo, anche quando diciamo eri all'interno di questa tua piccola loggia, hai avuto, ecco, prove dirette dell'esistenza di questo ordine? Ma io non ero al capo di una piccola loggia, cioè la loggia è l'organismo territoriale della massoneria che occupa in numero molto numeroso le cosiddette valli massoniche. Io ero a capo di una comunione che è l'unione di tutte le logge, cioè questo ci tengo a precisarlo, perché poi dopo quando si leggono le cose, la cosiddetta Gran Loggia è un'unione di tante logge su un territorio generalmente nazionale, perché si può avere una comunione massonica solo su scala nazionale. Quindi tutti quelli che dicono Gran Loggia della Calabria, Gran Loggia della Puglia, dicono una sorta, scusate il termine, di puttanata, perché una gran loggia può essere solo d'Italia. Poi l'Italia è composta dalle valli, le valli sono la valle e sono regolate dai fiumi, la valle del Ticino, la valle del Tevere, la valle dell'Aniene, eccetera eccetera, e le valli sono occupate da una serie di logge. Quindi la gran loggia è un'unione di tutte le logge, è un organismo massonico che raggruppa tutte queste varie cellule sparse sul territorio nazionale. E questo per rettificare una prima parte della domanda. Poi se tu mi chiedi se mi sono mai imbattuto nella Rosa Rossa, a mia memoria imbattuto personalmente credo di no, però non potrei metterci la mano sul fuoco, nel senso che potrei essermi imbattuto senza averne la consapevolezza. Allora, c'è un'altra domanda. Volevo chiederle cosa può fare una persona come me che ha sete di conoscenza, che ha sete di giustizia, che ha sete di rispetto ed uguaglianza. Seguo gli studi di Paolo da svariati anni, dal 2008-2009, e anche io, come lui, sono passato dal considerare la massoneria la vera piaga dell'uomo al considerare l'uomo la vera piaga di se stesso. Ossia, non è la massoneria il male, ma l'uso che l'uomo ne fa. Ma entrare in una fratellanza è l'unico modo per poter fare un percorso di studi che ci possa avvicinare ad una verità meno distorta di quella che quotidianamente viene propinata alla massa? Vi ringrazio. Assolutamente no, non è l'unico modo. L'importante è capire che non esistono modi semplici. Cioè, il problema è che tanta gente si avvicina alla massoneria, come a tante altre organizzazioni, perché vuole in realtà un percorso semplificato e non ha capito che il percorso dell'evoluzione e dell'arricchimento personale è un percorso che è fatto di fatica, di studio, di lavoro su se stessi, di continua limatura di tante cose e soprattutto di fortissima e feroce osservazione di se stessi, che porti a una consapevolezza critica dei propri, delle proprie mancanze e che porti a un perfezionamento che i massoni simboleggiano
con il passaggio dalla pietra grezza alla pietra squadrata. Ma la massoneria non è l'unica e non è mai stata l'unica. È la corporazione esoterica che è arrivata fino ai tempi nostri perché ha avuto uno straordinario sviluppo in un momento storico dove era l'unico organismo veramente internazionale, e mi riferisco al periodo della costruzione delle cattedrali gotiche, che ha poi consentito a tutta una serie di movimenti spirituali e di progresso di innestarsi su di essa quando le cattedrali gotiche non le ha costruite più. Ma tutta una serie di corporazioni esoteriche di ricerca, c'era quella dei tessitori, c'era quella dei coltivatori, c'era quella dei pontefici che erano i costruttori di ponti, c'era quella dei fabbri, degli alchimisti, invece non hanno avuto questo sviluppo internazionale dettato dal fatto che i costruttori viaggiavano per costruire cattedrali in tutta l'Europa, e non avendo avuto questo sviluppo internazionale non hanno resistito nel tempo come la massoneria. Ecco, un tema vicino a questo, se ecco più persone, no, chi ovviamente ha anche interesse chiaramente, persone che iniziano a studiare il simbolismo, questo può avere un beneficio, diciamo, nel loro percorso evolutivo, nel loro percorso di crescita, nella propria vita anche quotidiana. Secondo me sì, perché il simbolo è la premessa di qualunque tipo di conoscenza umana. La conoscenza umana viaggia attraverso simboli. L'alfabeto è un linguaggio simbolico, i numeri della matematica sono un linguaggio simbolico, i simboli dell'alchimia, che poi sono diventati anche i simboli della chimica, sono un linguaggio simbolico, le formule della fisica sono un linguaggio simbolico. E capire come funziona la trasmissione simbolica, come funzionano i simboli, che cosa essi rappresentano, capire qualcosa di più di questo mondo di archetipi che hanno tutti, pur con tante differenze nella nostra elaborazione soggettiva, che però hanno tanti punti universali, secondo me ti dà la possibilità di guardare la realtà che ti circonda con uno sguardo diverso. Io la chiamo la conoscenza del dado. Sai perché? No. Perché il dado, se tu i puntini, sai il dado, quello che ha sei facce, no? Se tu i puntini li metti a caso, tu quando butti i dadi li devi contare. Se compare la faccia del 6 e i puntini sono disposti a casaccio, ci metti qualche millesimo perché li devi contare per dire che sono 6. Se tu li metti nell'ordine simbolico universale e quindi rispondono alla funzione del simbolo, tu dici 6 senza contarli. Quindi significa che fai lavorare un'altra parte del cervello, che non è quella razionale, ovviamente, o meglio, è una ragione diversa. Simbolismo ed esoterismo sono collegati. Ecco, anche Paolo aveva fatto un articolo, poi dopo magari lo rifacciamo intervenire anche su questo, no? Ha fatto un bellissimo articolo che credo sia stato tra i più importanti che ha fatto sulla magia, che ovviamente deve essere intesa però, insomma, in un senso ben diverso da quello, abbiamo detto tante volte, no? Quello che comunemente la gente gli attribuisce, in cui, oltre a dire che, insomma, i cosiddetti potenti della terra fanno tutti uso comunque di forme di magia, la vedeva anche, che ne so, nelle preghiere, in altre formule che magari quotidianamente appunto usano le persone. Tu che cosa ci puoi dire su questo? Il simbolismo è a monte anche dell'esoterismo, cioè il simbolismo è a monte di tutto. Prima nascono i simboli e poi vengono adoperati dalle varie forme di evoluzione spirituale, intellettuale e conoscitive dell'uomo. Per quanto attiene all'esoterismo, l'esoterismo esoterico significa andare dentro, esoterico significa rimanere in superficie. Quindi la parola esoterismo, che poi è stata così impropriamente assimilata alla parola occultismo, che è altra cosa, la parola esoterismo genericamente significava la volontà di andare nel profondo delle dinamiche di un fenomeno, mentre la parola exoterismo
era, significava rimanere solo alla portata manifestata, la manifestazione del fenomeno. L'ultima considerazione che io posso porgere riguardo alla magia è che la magia, che anche quella ha avuto poi una derivazione impropria e abbastanza folcloristica, che è arrivata ai nostri tempi, una volta era una forma di conoscenza. La sigla MG significa conoscere, quindi la parola magia ha il magus, aveva la stessa radice del magister, cioè del maestro, e diciamo che le due figure nelle culture antiche erano abbastanza unificate. Poi che ci sia stata una deriva pure di questo, e quindi la parola magia sia assurda a significare una impropria possibilità di manipolare la realtà, di mutare la realtà mediante rituali cosiddetti magici, questo fa parte della deriva culturale dell'essere umano, perché in realtà le forme occultistiche di magia non agiscono sulla realtà, agiscono sulla suggestione che esercitano sugli individui, e manipolando questa suggestione poi alla fine finiscono per modificare la realtà, sempre passando però tramite gli individui, perché se io manipolo una persona in maniera da farlo diventare un assassino, cosa possibile, non sto esercitando una pratica magica nel senso storico, sto eseguendo una pratica occultistica manipolativa, che è frutto della stessa deviazione che mettono in essere gli autogrill quando ti fanno fare, sia pure con le dovute proporzioni, un percorso particolarmente contorto per farti acquistare delle cose che assolutamente non ti servono. E beh, molto interessante. Paolo è con noi? Sì, eccomi qua. Tu mi chiami sempre con questo Paolo, ma quando sono propenso all'ascolto poi non sono pronto per intervenire. Che cosa vuoi che dica, Fabio? Quello che vuoi, quello che vuoi, è un dibattito. No, non è un dibattito, concordo pienamente con quello che dice Gianfranco, in particolare sull'ultima cosa che ha detto, che ci manipolano la mente o comunque manipolano la nostra realtà determinati poteri o comunque determinate organizzazioni, enti o imprese o persone in vari modi. L'esoterismo, le pratiche esoteriche sono solo una delle tante. Spesso però alcune pratiche della pratica commerciale, della pubblicità, vengono prese proprio dall'esoterismo, dalla magia. Si adottano determinati simboli perché si sa che influenzeranno l'inconscio, ad esempio, o perché hanno un determinato influsso esoterico. La pubblicità è piena di simboli magici, quella della Vodafone che c'ha quella specie di goccia di sangue, no? Che ne so, la 3, solo per parlare di delle case che posso farti una piccola osservazione. Non è che agiscono sull'inconscio, creano l'inconscio. Cioè, finché tu rimani nel conscio, tu non sei soggetto alla magia, intesa come occultismo. Devono renderti inconscio, cioè inconsapevole, in maniera da sostituirsi alla tua libertà di agire. Cioè, questo è il concetto. In realtà un inconscio autonomo non esiste, nel senso che la magia lo crea l'inconscio, ti deve rendere inconscio, cioè inconsapevole, per farti fare delle cose. Paolo, condividi? Sì. Cioè, sì, è un punto di vista diverso, insomma, è più sì, ok. Allora, c'è un'altra domanda. Ant, che ci segue sempre dall'America e la salutiamo. Caro dottor Carpeoro, l'ho conosciuta tramite Paolo negli ultimi tempi, ho letto e seguito diversi suoi discorsi su YouTube. Innanzitutto complimenti per la sua opera di rivelare la verità
cercando di aprire gli occhi alle persone. In un video lei diceva che non bisogna credere a tante cose che si sentono su questi siti cospirazionisti su argomenti tipo la Skull and Bones. Lei diceva che più che altro sono pagliacciate americane e non sono da prendere seriamente, i problemi sono ben altri. È proprio questo che mi chiedo: fino a che punto dobbiamo prendere seriamente tutto quello che si legge sul nuovo ordine mondiale? Che fine farà l'umanità? C'è uno spiraglio di salvezza o davvero siamo spacciati a queste elite? Non molleranno mai e non ci sarà alcun modo di migliorare la situazione odierna? Finiremo davvero in un mondo orwelliano con la popolazione ridotta a un centesimo dell'attuale, con ogni persona microchippata e programmata stile robot, e non ci sarà modo di uscire da questa moderna schiavitù? Mi rendo conto che lei non è una fattucchiera, infatti è un indovino, ma mi interesserebbe sentire la sua opinione a proposito. Insomma, ci sarà la possibilità di debellare questa elite del male in qualche modo, o sarà sempre così o fin peggio? La ringrazio infinitamente. Beh, solleva un po' di problemi complessi. Primo, io non ho mai considerato il cospirazionismo come qualcosa di negativo. Il problema è che noi abbiamo accettato un sistema così iniquo che gli anticorpi del sistema, le reazioni immunitarie del sistema su certe frange sono diventate incontrollabili. Però il cospirazionismo ha una funzione positiva nella nostra società, è la società che reagisce, è l'unica società che dà una speranza di cambiare questo sistema. Poi, se ci sono delle derive folcloristiche tipo credere nella Skull and Bone, che invece è solo un gioco per potenti, potenti che giocano a fare una sorta di carnevale, e questo, ma questo non è il cospirazionismo, questa è un piccolo aspetto di un fenomeno più grande che è il cospirazionismo, che invece è un fenomeno estremamente positivo perché ha costretto tutti quanti a riflettere su cose sulle quali prima non si rifletteva. Io non ho un'opinione negativa del cospirazionismo. Secondo me è un sistema immunitario che si è risvegliato nella società con delle piccole esagerazioni, con delle piccole imperfezioni. Dovremmo cercare tutti quanti di darci una moderazione nell'attribuire a fenomeni e cose valenze che magari non hanno. Però alla base del cospirazionismo c'è una verità, che c'è un sistema che ci ha sottratto il tempo di pensare e quindi ci ha sottratto gran parte della nostra libertà di vivere e di scegliere la nostra vita. E questo è un fatto. E se il cospirazionismo spinge tutti quanti noi a farci delle domande su questo fatto che è centrale, io il fatto di attribuire importanza a un fenomeno che non ne ha, come gli Skull and Bones, attribuisco la misura di peccato veniale, insomma. Ecco, secondo te queste elite, come dire, si possono debellare quindi, o come chiedeva, o no? La grande rivoluzione è se ci riprendiamo il nostro tempo. Se ognuno di noi si ferma, invece di farsi travolgere, riduce i propri consumi al minimo, facendo il contrario di quello che dice questo sistema che invece ci spinge a consumare di più, riducendo le proprie pretese di vita, cominciando a considerare di dover perdere tempo solo alle cose realmente necessarie, perché il tempo è il nostro patrimonio più prezioso, è la cosa che nessuno ci può restituire se non noi stessi. Allora, a questo punto, se noi cominciamo a fare questa rivoluzione e ricominciamo ad avere il tempo di pensare, di ripercorrere le cose che facciamo, per ogni cosa, io lo suggerisco nelle poche conferenze che faccio, perché non è che mi chiamino molte persone a fare conferenze, non essendo un personaggio molto comodo per nessuno, né per i cospirazionisti né per i sistemisti, diciamo. Ma io il consiglio che do a tutti quanti è quello di contare fino a 10, recuperare quella sana incertezza, quel famoso proverbio "chi ha tempo non aspetti tempo", io lo voglio tramutare in "chi ha tempo lo utilizzi bene".
quindi prima di comprare una cosa al supermercato, prima di fare determinate cose, prima di lasciarsi trascinare da una moda, da una suggestione, da una pubblicità, da una manipolazione, contiamo fino a 10, chiediamoci se è veramente necessario e mettiamo quindi in difficoltà un sistema che invece vive sulla creazione di false necessità. L'ultimo iPad, l'ultima cosa, l'ultimo computer, l'ultimo modello della macchina, l'ultimo di questo e l'ultimo di quell'altro. Torniamo indietro, mettiamo una sana retromarcia e chiediamoci sempre: questa cosa mi serve? Non è che quella che ho già va bene, quindi non lo faccio? Ecco, perché non scendere da questo folle treno, no, dei falsi bisogni, se spinto poi all'estremo, dove può arrivare? Il sistema è autoconservativo. Quando si accorge di non riuscire ad autoconservarsi, scoppiano delle guerre, ci sono degli stermini. La nostra non è una storia molto antica. Noi siamo una civiltà che nella migliore delle ipotesi c'ha un paio di migliaia di anni, tre o quattro nella peggiore delle ipotesi, alcuni dicono 10.000, che rispetto ai milioni e i milioni di anni del sistema cosmico che noi conosciamo non sono niente. Se pensiamo che, insomma, altre razze dominanti come i dinosauri hanno dominato il mondo per milioni di anni, le poche migliaia di anni che noi ci consideriamo la razza dominante del pianeta non sono niente. Quindi questo sistema potrebbe autoconservarsi per tantissimi anni ancora, perché poi fare uno sterminio per ridurre i consumatori quando serve ridurli, perché non ce la fai più a soddisfarli, non ci vuol niente. Quindi voglio dire, noi dobbiamo uscire dalla dimensione di consumatori, dobbiamo fare questa rivoluzione. Se noi usciamo da questa dimensione, da questa enorme manipolazione, e quindi di fronte a ogni meccanismo consumistico ci facciamo delle domande e ci riprendiamo il nostro tempo di decisione e di pensiero e di riflessione senza essere incalzati, noi facciamo un atto realmente rivoluzionario. Allora, leggiamo un'altra email che è molto lunga, tra l'altro io intuisco che sia rivolta a te, ma penso che, però non ne sono sicuro, però sicuramente comunque penso qualcosa tu possa rispondere, eventualmente comunque c'è anche Paolo. Allora, approfitto delle sue conoscenze e preparazione per sapere il suo punto di vista riguardo alcuni fatti e situazioni che ho vissuto in questi ultimi anni. 3 anni fa ho conosciuto, tramite amici in comune, un uomo di Venezia. Iniziammo a frequentarci e dopo poco ci fidanzammo. Lui si dimostrò da subito molto innamorato nei miei confronti, tanto che dopo pochi mesi andai a vivere a casa sua e mi trasferii da Pordenone a Venezia. Col senno di poi posso dire che non sono mai stata innamorata di lui, ma lo conobbi proprio in un momento complicato della mia vita, sia a livello lavorativo che sentimentale, e in lui vidi un'ancora di salvezza. Mi diede sicurezza dal punto di vista economico, mi diede una casa e una vita sociale molto altolocata. Io da subito sentii che qualcosa non andava, ma mi ripetevo che probabilmente il senso di soffocamento e controllo che cercava di esercitare su di me sarebbe sparito col tempo. In fondo ciò che mi dava era tanto e sul piatto della bilancia aveva il suo peso. Una notte, nel dormiveglia, sentii che mi disegnava sulla schiena con il dito dei simboli, proprio in mezzo alle scapole. Lì per lì non dissi niente, anche perché pensava stessi dormendo e io pensavo mi stessi accarezzando. Ma quando mi resi conto che non erano semplici carezze, ma segni che disegnava sulla mia pelle, mi sentii inquieta. La mattina glielo dissi, ma lui finse di non saperne niente e la questione finì, ma lo vidi sorpreso. Devo precisare una cosa: lui è un massone e anche di grado abbastanza elevato. È una persona molto intelligente e smaliziata. La cosa, devo essere sincera, non mi colpì più di tanto, almeno non tanto quanto lui si sarebbe aspettato, ma col tempo cominciai a sentirmi sempre più a disagio a casa sua. Percepivo una strana energia tra quelle mura, era come se mi sentissi spiata continuamente e mi svegliavo nel cuore della notte col cuore che mi batteva mille, come se una presenza fosse china su di me e mi parlasse in un linguaggio sconosciuto, una presenza molto negativa. Finché un giorno, di 2 anni e mezzo fa, iniziai ad avere forti dolori alla schiena che diventarono sempre più intensi e insopportabili. Decisi di fare degli esami e mi diagnosticarono un tumore nel midollo, fortunatamente benigno, che mi stava danneggiando i nervi.
Purtroppo la zona era molto delicata, oltre che inconsueta per il manifestarsi di questa patologia, tanto che dopo una ricerca tra tutti i database nelle varie cliniche di neurochirurgia spinale di tutto il mondo non si trova un caso uguale e nemmeno simile al mio. Devo operarmi perché comunque avrei perso le gambe, ma non potevano garantirmi il risultato. Diciamo che la possibilità di rimanere tetraplegica era del 99,9%. In quel periodo conobbi, in modo del tutto inaspettato, Oponopono. La cosa che mi fece riflettere è che questo tumore si creò proprio dove il mio ex fidanzato mi tracciò quei simboli sulla schiena, ovvero tra le scapole. Affrontai la cosa con una tranquillità e una sicurezza che tutto sarebbe andato per il meglio, che sbalordì molte persone, soprattutto perché questo intervento era il primo in assoluto, molto rischioso, e la possibilità di risvegliarmi senza poter più muovere braccia e gambe era molto alta. Ho'oponopono mi ha aiutato moltissimo, scoprì una forza dentro di me che non pensavo di avere, soprattutto una tranquillità e sicurezza indescrivibili. Tutto andò per il meglio, come una parte di me sapeva, anche se ho ancora forti dolori neuropatici al torace, ma sono sicura che anche quelli al momento giusto se ne andranno. Lui mi stette vicino durante tutto quel periodo, anche se sentivo la sua paura che cercava di mascherare con l'autocontrollo, ma alla fine decisi, con sua grande sorpresa e anche dolore, di troncare la relazione. Avevo bisogno di concentrarmi solo su di me, di amarmi profondamente per la prima volta in tutta la mia vita, e la sua vicinanza ormai mi trasmetteva un senso di disagio insopportabili, come pure la sua casa, i suoi oggetti, la sua città e i suoi amici. Tagliai completamente i ponti, anche se a distanza di 2 anni dall'intervento abbiamo riallacciato un legame, ma solo di amicizia. Ho imparato ad ascoltarmi e a fidarmi delle mie sensazioni, e quello che sento è che lui è come se avesse bisogno di me, nonostante la sua vita agiata e apparentemente non gli manchi nulla a parte la libertà. Avverto in lui una profonda tristezza e voglia di vivere, ma contemporaneamente un'auto controlla una freddezza nei suoi e altrui confronti che non lo fanno vivere bene, anche se lui ne è quasi del tutto inconsapevole. Sento che vorrei liberarmi del tutto da lui, ma che non è ancora giunto il momento. Dato che nulla accade per caso e che tutto ciò che viviamo in questa nostra esperienza terrena è un riflesso di ciò che abbiamo dentro, vorrei sapere se gentilmente mi potrebbe esporre il suo punto di vista riguardo la massoneria e come agisce anche in maniera indiretta sull'energia delle persone. Non è che dopo questi avvenimenti stia giorno e notte a rimuginarci sopra, anche perché dove va la concentrazione si espande l'energia, ma sono successi tanti fatti che mi hanno portato inevitabilmente sulla sua strada. Ad esempio, un mio antenato americano, che ho saputo faceva parte del secolo scorso della sua stessa confraternita, mail che mi arrivano che sviscerano l'argomento in tutti i suoi aspetti esoterici e simbolici, e adesso anche lei. Sono stata abbastanza lunga nel descrivere i fatti, ma spero anche perché sento che è la persona giusta che possa aiutarmi. Grazie di cuore, Gloria. Gianfranco. Più che una risposta sulla massoneria è una risposta sulla manipolazione. Ecco, questa è una delle tante cose, fa parte di quel famoso 90% di cose dove sono convinto che Paolo Franceschetti abbia non ragione, straragione. Paolo Franceschetti cosa ci ha scritto in un suo bellissimo post sul suo blog? Ha scritto che la vittima si fabbrica un destino da vittima, no? Ognuno di noi, se è vittima, è perché vive una disarmonia che lo porta a essere vittima. Non c'è una vittima che non si sia, che non abbia posto in essere le condizioni per essere vittima. Con questo non dico che se uno è vittima di una manipolazione, di un'ingiustizia, di un crimine, di una violenza, sia colpa sua. Attenzione. Sto solo dicendo che noi fabbrichiamo le condizioni per poi subire un'ingiustizia, subire un sopruso, eccetera, eccetera. Quando una persona ha una disarmonia, ha un vuoto, è debole. Quindi è altrettanto semplice che cada nelle mani di una persona che invece ha il brutto vizio di manipolare gli altri. E gli greci avevano tanti nomi da dare alla parola amore. Tra questi ce n'era uno molto materiale che si chiama Agape, che poi è stato anche adottato dalla massoneria per le sue cene rituali. Agapo viene dalla radice sanscrita Gipi, che significa prendere, possedere. Ci sono persone che concepiscono, danno una prevalenza nei rapporti erotici o sentimentali al possesso, e quindi l'unico modo per avere la sensazione di cui queste persone hanno necessità di possedere un'altra persona è manipolarla, e ovviamente il soggetto ideale per la manipolazione è un soggetto che abbia un vuoto,
una disarmonia, un vuoto da riempire. Questa persona evidentemente ha occupato uno spazio vuoto di quest'altra, della persona che scrive, della signorina Gloria. Ovviamente il fatto che sia un massone, certo, la cultura massonica ti avvicina anche a una serie di conoscenze che tu puoi utilizzare male, tra le quali ci sono quelle della manipolazione del prossimo, esattamente come fanno per esempio alcuni monasteri indiani nel senso dell'India, che hanno delle tecniche nei confronti dell'allievo per poi farlo formare in un certo modo, che in qualche modo lo manipolano. Ora, il problema della manipolazione, perché tutti noi siamo dei manipolatori, è darsi i limiti, cioè considerarsi sempre criticamente e stabilire che manipolare una persona per farsi dire una frase dolce o farsi avere un'attenzione non può arrivare al concetto di manipolare una persona. Sai, i più grandi manipolatori che io conosco sono i bambini piccoli, che manipolano le madri sul complesso di colpa o il padre per farsi comprare il giocattolo preferito, e hanno delle tecniche istintive sopraffine per questo. Questo massone cosa faceva? Disegnava dei simboli sulla schiena della persona. Ora, bisogna separare le cose. Sicuramente questo massone non ha il potere di far venire il cancro alla schiena a una persona. Non ce l'ha perché non ce l'ha, e perché tuttora noi non conosciamo come viene il cancro. O meglio, lo conosciamo, ma i medici se ne fregano. Ognuno di noi ha, credo, 1,5 milioni di cellule tumorali nel sangue. Quando il suo sistema immunitario non le distrugge, le cellule tumorali si depositano dove trovano comodo depositarsi e nasce il tumore. Il tumore nasce sempre, e questo i medici lo sanno benissimo, da uno scompenso immunitario. Quindi da un forte stress, una forte situazione di disagio, una predisposizione genetica, una mancanza immunitaria dettata da una cattiva alimentazione, tutta una serie di motivi di disarmonia fisica e spirituale, ma la separazione tra il fisico e lo spirituale è meno netta di quello che noi intendiamo, che portano a vivere una disarmonia che porta ad ammalarsi. Questa persona, poiché aveva la disarmonia, era predisposta ad avere una caduta immunitaria, particolarmente se ha vissuto con disagio il fatto di accorgersi di essere un po' prigioniera di questo rapporto. E quindi nel momento in cui ha reagito sotto il profilo immunitario, ha risolto sostanzialmente il suo problema. Trovo assolutamente normale che lo abbia risolto tramite l'Oponopono, che io ho conosciuto perché ho recensito i libri di una persona che è mia amica, e che tra i tre principali autori che hanno introdotto questa tecnica guaiana in Italia. Si chiama Giovanna Garbuio ed è una delle tre, dei tre esponenti del gruppo Yosaya. Perché l'Oponopono è una pratica sciamanica tradizionale delle Hawaii, che praticamente ricostituisce il tuo sistema immunitario indirettamente tramite una tecnica che sembra di autosuggestione, ma che invece è di riarmonizzazione, di consapevolezza. Anzi, se vorrai approfondire l'argomento, posso metterti in contatto con Giovanna, che senz'altro è più ferrata di me sull'argomento. E perché poi in realtà ognuno di noi trova la sua strada. Le strade sono tante e ognuno di noi deve trovare la sua, che siano determinate forme di buddismo, che sia l'Oponopono, che sia in certi casi la massoneria, che non sempre ha un effetto negativo sulla vita delle persone. Io mi considero un po' una dimostrazione di questo, perché io devo molto al mio indottrinamento massonico. Ognuno di noi deve trovare la sua strada. Le strade non sono uguali per tutti, ognuno di noi le vive soggettivamente. Uno di noi può vivere con disagio la strada buddista, la strada massonica o la strada del cristianesimo, e qui intendo il cristianesimo delle origini, non certamente quello praticato oggi, che era una forma iniziatica straordinaria, o se ne recupera le radici lo stesso Islam, che non è certamente quello che noi conosciamo oggi. Quindi ognuno di noi, se trova la sua strada e la percorre serenamente, investendo il tempo su questa strada invece che su altre cose,
perché torniamo sempre a bomba, bisogna prima riprendersi il tempo. Se, se trova la sua, non ha nessun problema al mondo. Cioè, veramente, io sono convinto che ognuno di noi abbia tutti gli strumenti dentro di sé per risolvere i propri problemi, e che gli strumenti che trova fuori, se trova quelli che corrispondono a quelli che ha dentro di sé, torna a una condizione armonica e quindi tende a risolvere i suoi problemi, accettando anche i periodi negativi della sua vita di disarmonia, perché anche quelli fanno parte della vita, come un momento di evoluzione, perché i momenti negativi vanno vissuti sempre come momenti evolutivi. La negatività non è mai una cosa assoluta, è una cosa da contestualizzare. Una cosa che è negativa in quel momento poi può rivelarsi un fattore di evoluzione nei momenti successivi della vita. E ti volevo chiedere poi su questo, perché per Paolo, Paolo preparati anche a dire la tua sull'email che abbiamo letto e su questo discorso, però volevo chiedere a Gianfranco, ecco, l'Oponopono, no, se ne sente parlare tanto, poi sicuramente mi interessa molto fare una, magari una puntata anche con Daniela, no, per parlare, qual è il vero Oponopono, perché se ne legge, sente, no, di molti tipi, qual è, diciamo, secondo te quello più autentico? E poi ti volevo chiedere, negli ultimi anni è stato un fiorire di libri legati alla cosiddetta legge di attrazione, secondo te esiste una legge simile in cui noi stessi, ecco, siamo noi che attraiamo, ecco, poi le cose che, o i personaggi, le cose, le esperienze che poi ci capitano? Guarda, io avevo una mia amica, una modella bellissima e famosissima, che è tuttora rimasta mia amica, che mi piangeva sempre sulla spalla per le sue disavventure sentimentali, finché io un giorno, quando mi ha detto, perché sai, voi uomini siete tutti uguali, io ho detto no, sono gli uomini che tu scegli che sono tutti uguali, chissà quante brave persone, quanti bravi ragazzi ti hanno corteggiato e tu li hai respinti. Quindi quando tu dici tutti gli uomini sono così, tutti gli uomini che io ho scelto nella mia vita sono così. Quindi tu vai a rivisitare come scegli, come fai questi casting, come funzionano i tuoi desideri. Esistono dei meccanismi per cui le persone magari scelgono con preferenza delle persone che manipolano, che sottomettono, che però risolvono le loro incertezze, perché tanto si sostituiscono nelle scelte, no? Ma se tu scegli sempre quel tipo di persona, poi se ti senti soffocato, non devi pensare che sia un meccanismo così esterno. Forse è un tuo meccanismo interiore quello di privilegiare la sottomissione, e quindi devi andare a rivedere questa cosa, a ristrutturarla. Per quanto riguarda l'Oponopono, la mia amica si chiama Giovanna, non Daniela. Ah, scusa, me sono inventato io adesso. Per quanto riguarda l'Oponopono, io ho letto il libro che la mia amica ha scritto con gli altri suoi due partner di lavoro e li ho trovati pregevoli. Altri video e altri libri che ho letto li ho trovati meno, secondo me, profondi di questo, perché sono un po' new age. Ora, siccome la new age è un'ennesima truffa del consumismo, fatta surgere perché se il mondo chiede un mondo migliore, no? Se la gente chiede un mondo migliore, il sistema glielo promette, e questa è stata la New Age, e glielo vende. Mentre il mondo migliore siamo noi, dobbiamo farlo noi, non c'è la New Age. Siccome invece questi libri che io ho letto non sono New Age, sono molto profondi, riproducono un meccanismo simbolico che fa parte della conoscenza simbolica, che io chiamo quello della specularità, no? Lo specchio è una parte di te. Perché? Perché ti dà, tu, quando ci guardiamo in uno specchio, ci vediamo diversi da come ci vediamo dentro. Questa sensazione io credo che l'abbiano avuta tutte le persone che stanno ascoltando. Ci vediamo diversi da come ci muoviamo, da come cerchiamo di ricostruire mentalmente la nostra immagine.
Perché? Perché lo specchio non è come ci vediamo noi, è come ci vedono gli altri, e quindi è l'altra parte di noi. Ed è un'altra parte di noi che, se non ci fosse lo specchio, cioè se non ci fosse il tempo da parte nostra di avere sempre questo specchio immaginario davanti, che ci restituisca la parte che invece noi non vediamo direttamente, gli antichi la simboleggiavano nel simbolismo della luna. La luna è l'unico, è un astro particolare, perché è un astro che alla Terra si pone sempre con lo stesso volto. Il volto nascosto della luna è sempre la stessa faccia. La luna espone alla Terra, nella sua rotazione, nella rotazione della Terra, sempre la stessa faccia. Quindi c'è una faccia nascosta della luna che i greci simboleggiavano dando alla luna tre nomi: Ecate, Selene e Artemide. Ora, il problema di fondo qual è? Artemide era il nome del tutto, mentre Ecate, Selene, era Selene la faccia apparente e Ecate la faccia nascosta, che loro simboleggiavano macchiata di rosso, e sostenevano che quando uno vedeva in cielo la luna macchiata di rosso aveva una visione dell'altra faccia della luna, e quindi era, che era profeta di sciagure, che era una specie di anticipazione di disarmonie e di sciagure. Allora, il problema di fondo qual è? Che noi dobbiamo sempre recuperare la specularità. Oscar Wilde, quando ha scritto Il ritratto di Dorian Gray, ha simboleggiato questa cosa, dove Oscar Wilde invecchiava nello specchio e non invecchiava personalmente. E ora, poi la storia lì è un po' più complicata e sarebbe lungo commentarla adesso, ma la specularità è alla base della conoscenza simbolica, nel senso che ogni simbolo stesso è uno speculum, cioè ha due facce contrapposte. E noi non dobbiamo avere paura di andare in fondo anche all'altra faccia, perché l'altra faccia ci serve maledettamente. È un po' il simbolismo di Platone, dove noi siamo in una caverna, dove c'è una forma che è la nostra, ma fuori ci sono le altre forme, che sono la stessa parte di noi che dobbiamo recuperare, recuperando la luce che c'è fuori dalla caverna. Quindi il problema è, secondo me, è che Ho Oponopono questa specularità la restituisce, perché se uno si va a guardare le quattro frasi chiave dell'Oponopono, sono quattro chiavi di specularità, di mettersi in maniera non di opposizione ma di complementarità a tutto quello che c'è fuori. Noi generalmente viviamo io e il mondo, io e gli altri, io e la terra, io e la politica, io, cioè siamo sempre in opposizione. Se noi recuperiamo lo spirito della complementarità e capiamo che possiamo cambiare sia la parte dentro che la parte fuori, se siamo complementari invece che se siamo in opposizione, allora a questo punto la nostra decodifica di interpretazione della realtà cambia, perché recuperiamo la faccia che è nello specchio e ce l'abbiamo sempre presente. Abbiamo sempre presente non solo come ci vediamo noi e come noi vediamo il mondo, ma come ci vedono gli altri e come gli altri vedono il mondo. Allora, sentiamo Paolo se ha da dirci qualcosa. No? Sentiamo un po'. Adesso arriva. Allora, io direi una cosa rispondendo a quella lettrice. Parto da un'affermazione parzialmente diversa da quella che ha fatto Gianfranco, ma appunto solo apparentemente. Ogni tanto se ne va, ma adesso torna. Questo tizio che lei ha raccontato di aver conosciuto, secondo me aveva il potere di fare queste cose. La magia, quello che io affermo nei miei articoli, cioè, è che funziona. Questa è la cosa che non ci viene spiegata, non ci viene raccontata. L'esoterismo, le pratiche esoteriche funzionano e sono anche potenti. Il problema è che però sono potenti sulle persone che permettono questo tipo di cosa. Quindi dipende da dove noi guardiamo da che punto di vista noi guardiamo la situazione. Se la guardiamo dal punto di vista della persona che ha fatto la cosa, diciamo, sì, che potere che c'ha.
oppure la possiamo guardare dal punto di vista della persona che l'ha subita. Allora, io da qualche anno ormai do consulenze a persone che ritengono, a torto a ragione, di essere vittima di abusi di tipo esoterico, chiamiamoli così. E non mi preoccupo mai di capire se è vero o no, cioè cerco di capirlo nel racconto che mi fanno, se quanto c'è di vero e quanto c'è di falso. Ma la verità è che comunque la mia risposta poi è sempre la stessa, in definitiva. Cioè, spiego alla persona che anche se fosse vero tutto ciò che la persona ha detto, comunque lei ha il potere di annullare tutto questo effetto negativo di cui lei mi parla, se capisce che la sua volontà può essere più potente di quella dell'altro o degli altri. E quindi il lavoro che cerco di fare è questo: qualcuno ovviamente lo capisce, qualcuno no. Però per il resto, insomma, sì, concordo appunto con quello che ha detto Gianfranco. E infatti sì, vai viene. Secondo me sono gli Skull and Bones. Penso anch'io, sì. stasera fa così. Allora, nel frattempo che Paolo torna, adesso poi risentiremo che ricomincia il discorso, perché poi quello che non sentiamo poi improvvisamente ritorna, ma credo che stavolta se n'è andato proprio. C'è una Fabio. Eccolo, c'è Paolo. Io stavo facendo un discorso, ma è troppo lungo. Se va e viene, forse è meglio che lascio perdere. Tanto non era sostanzialmente troppo diverso dal discorso di Gianfranco, insomma. Ok. Paolo, ho detto cose. No, magari avevo detto che secondo me sono gli Skull and Bones che interferiscono sulla tua emissione di concetti. Era una battuta. Senti. Sì, allora. Sì, sì. No, ma per carità, certo. No. Una domanda vorrei fare a Gianfranco prima della fine della trasmissione, la faccio ora nel caso appunto poi non riusci a riprendere, perché magari la cosa se ne va. Allora, la domanda è questa: puoi dirci qual è la dottrina massonica in poche parole? Ti spiego il perché della mia domanda. Perché io ritenevo, ho sempre ritenuto, che la massoneria non abbia una vera e propria dottrina, così come si può parlare per che ne so, alcune correnti religiose, eccetera, perché è molto aperta a qualsiasi tipo di influenza. Ci sono il massone tipo, quello vero, quello appassionato di esoterismo, conoscenza, eccetera, lo vedo sempre aperto a qualsiasi cosa, quindi si studia un po' tutto, dallo yoga al buddismo, al cristianesimo, all'islamismo, eccetera. E quindi ritenevo che non ci fosse una vera e propria dottrina. Il tutto nasce poi da una discussione che ho avuto con un demente via mail qualche tempo fa, che mi accusava di essere ovviamente massone, di infingardo e di essere uno che comunque è un eretico, un bestemmiatore, eccetera, tutta una serie di cose, e cercava di prendermi in contraddizione, e quindi vedeva in questo mio negare che ci fosse una dottrina massonica una prova che io sono un massone in malafede. Ma al di là di questo, insomma, a quel punto questa discussione mi ha fatto nascere questa curiosità di approfondire. Dico, ma sarà che magari mi sbaglio? Siccome ho infatti qualche tempo dopo sentito te, Gianfranco, che parlavi di dottrina massonica, ho detto ok, allora effettivamente mi sono sbagliato. Ma allora, questa dottrina massonica si può sintetizzare in poche parole? Sì, misurare e comprendere, o meglio, comprendere e misurare, nel senso che i simboli della massoneria quali sono? Squadra e compasso. La squadra cosa fa? Misura, no? Serve per misurare angoli, lati, eccetera, eccetera. Il compasso cosa fa? Comprende, tant'è vero che in latino si chiamava comprensum, no? Tant'è vero che l'equivalente della massoneria nell'ebraismo sono gli shasiristi. Shasid è la quarta sefira, che è la comprensione, quindi siamo sempre lì. Sono gli aspetti complementari della realtà. Come si pone l'uomo nei confronti della realtà? O la misura razionalmente, o cerca di comprenderla intuitivamente, percezionalmente. Non c'è nessuna grande invenzione dell'uomo che si sia basata solo su un'analisi razionale. Il simbolo della
detto non è vero, che cade in testa a Newton, che tra l'altro era un alchimista e un esoterista, e scopre la legge della gravità, è un simbolo straordinario, perché non c'è nulla di razionale in tutto questo, no? Nella mela che cade. Noi non riusciamo a arrivare a nessun grande traguardo, ma neanche a nessun piccolo traguardo, se non facciamo lavorare tutte e due le nostre parti conoscitive. Io prima ho citato l'intelligenza del dado per questo motivo, e questo è stato il grande patrimonio dottrinale che mi ha dato la massoneria. Mi ha dato l'imprinting iniziale, perché io la prima cosa che mi sono chiesto è perché squadra e compasso, no? Tant'è vero che dico una cosa che poi le deviazioni della massoneria considerano vietato da dire, ma nei primi tre gradi della massoneria sulla squadra e compasso sono in posizioni diverse. Nel grado d'apprendista la squadra viene posta sopra il compasso, il che significa che la misurazione, l'aspetto molto analitico e razionale, viene al di sopra della comprensione. Nel secondo grado di compagno la squadra viene intrecciata al compasso, e quindi c'è un 50-50 tra comprensione e misurazione. Nel terzo grado, che è quello di maestro, il compasso viene sovrapposto completamente alla squadra, il che significa che il grado di maestro, che sotto il profilo della massoneria cosiddetta operativa era il più alto grado, perché poi ci sono i gradi rituali che però hanno un significato filosofico, significa che tu eri arrivato a mettere al di sopra la comprensione rispetto alla misurazione. Questo tu mi hai detto in breve, quindi dovrei dirti tutta un'altra serie di simboli, di aspetti, eccetera eccetera, ma questo, assieme all'aspetto monoteista della massoneria, che viene sintetizzato nella figura del grande architetto dell'universo, che viene addirittura simboleggiato nell'occhio all'interno di un triangolo, che non è un simbolo di origine massonica, è un simbolo di origine universale, tant'è vero che lo trovi nell'ebraismo, lo trovi nel cristianesimo, lo trovi dappertutto. Perché l'occhio all'interno del triangolo? Perché era la possibilità della più elevata manifestazione geometrica della realtà umana, che è il triangolo, che è la prima figura geometrica, è la prima che può racchiudere uno spazio, perché tu in due lati non puoi racchiudere uno spazio, per racchiudere uno spazio devi averne tre e chiuderli in un triangolo, poi ci sono il quadrato, il pentagono, l'esagono, ma il primo di tutti è il triangolo. Quindi l'occhio all'interno del triangolo, quindi Dio che è comunque anche all'interno della figura geometrica, che comunque è una figura terrena, è una figura cosmico-materiale, Dio che comunque è all'interno di tutte le cose, e questo è il simbolo del grande architetto dell'universo, nel senso che l'universo è un'opera di architettura di un'entità superiore. Quindi monoteismo, la specularità dettata dal triangolo, dalla squadra e dal compasso. Il terzo simbolo straordinariamente importante della massoneria è il muro incompleto. Il muro incompleto, che è assimilabile alla figura della piramide tronca, che sopra c'è l'occhio, cosa significa? Significa che non c'è possibilità di compimento dell'opera conoscitiva se non hai la percezione di Dio. Il muro è incompleto perché tu non sei in grado di completare il muro, mai. O meglio, sei in grado di completare il muro, e questo si traduce poi nella piramide tronca con sopra l'occhio, se dal quelle che Giordano Bruno chiamava le cause e gli effetti, riesci a percepire che comunque, risalendo negli effetti alle cause, che a sua volta sono effetti di altre cause, che a loro volta sono effetti di altre cause, arrivi al cosiddetto principio. E il principio è, per Giordano Bruno, ma anche per la mia opinione, è Dio. Chiamalo grande architetto dell'universo, puoi chiamarlo Allah, puoi chiamarlo Manitou, puoi chiamarlo come vuoi. Ora, il problema di fondo di questa concezione della vita, che però per il massone non è mai assoluta, perché il massone è un relativista, per cui potrebbero anche aver ragione gli atei sostanzialmente, quindi deve sempre ammettere uno spazio di dialogo con, anche con chi non ha questo tipo di concezione, perché potrebbero aver ragione loro. E il problema è questo qui, che i tre simboli fondamentali del massone sono questi: il muro incompleto, o meglio la piramide con sopra l'occhio, tronca con sopra l'occhio, la squadra e il compasso, e il triangolo con l'occhio dentro. Questi tre principi sono i fondamenti della dottrina massonica.
il fondamento che ci sia un principio di tutte le cose, e questa è una cosa che la massoneria ha condiviso per esempio con i Rosa Croce, e secondo i quali il significato segreto del cartiglio INRI posto sopra la testa del crocifisso di Gesù Cristo era ineffabile nomen rerum initium, ineffabile, cioè i nomen n rerum r initium i, che i Rosa Croce simboleggiavano con un codice numerico che riportava il numero delle lettere che compongono questa frase, che è 10557. Allora, questa è la dottrina massonica espressa in 10 minuti e un quarto d'ora. Poi dopo, insomma, siccome è una pratica abbastanza millenaria, perché per esempio squadre e compasso sono state trovate anche nei cartigli della cooperazione della corporazione dei costruttori di Tell el Amarna, che sono quelli che hanno costruito il tempio di Karnak in Egitto, quindi non sono cose che mi sono inventato io. Lo stesso Alessandro Magno portava al petto un collare con squadra e compasso, quindi poi spiegare poi tutta la dottrina massonica nelle sue insomma evoluzioni centenarie, io questo in un quarto d'ora sicuramente non riesco a farlo, però i fondamenti della dottrina massonica sono questi tre, e se ti devo dire la verità io li condivido tuttora, però è solo la mia opinione, per carità. C'è una domanda di Andrea. Gentile Carpeoro, ci puoi spiegare una volta per tutte l'affair Phil Spector e il suo coinvolgimento con i delitti rock? Quale affiliazione? Quale scopo? Cosa successe con John Lennon? È un argomento che lo stesso Carpeoro aveva promesso di trattare. Sì, e che tratterò a Milano il 24 di novembre, perché assieme all'amico Donato Pastore faremo una conferenza in un teatro. Poi anticipo a Franceschetti che a febbraio è previsto lui. In una conferenza che faremo al teatro di Trezzano sul Naviglio, uscirà la locandina nei prossimi giorni, tratterò questo argomento. Io sono convinto che ci sia una specie di filo rosso che siano attribuibili allo schema della Rosa Rossa una serie di delitti. Il primo è la strage che secondo i processi, ma non secondo me, ma vedo che poi alla fine anche Paolo Franceschetti l'ha condiviso, sarebbero stati effettuati da Charles Manson, o meglio in realtà dietro la morte della moglie di Roman Polanski c'è la figura di Roman Polanski, che aveva questo amico inquietante che si chiamava Phil Spector, un musicista che ha scritto il pezzo che ha fruttato più quattrini in America con la CIA americana, che adesso non mi ricordo come si chiama, c'è un nome diverso, un pezzo molto quietante. Poi te lo farò avere, Fabio, così se vuoi lo trasmetti. Certo, certo. Perché adesso non ce l'ho a portata di mano, ma te lo farò avere. E questa Phil Spector poi lo troviamo dappertutto. Lo troviamo che prende contatto con i Rolling Stones, e praticamente la prima lite tra Brian Jones e i Rolling Stones avviene perché lui voleva che Phil Spector fosse il manager di tutto il gruppo, e poi non si sa perché Brian Jones muore nel famoso incidente nella piscina, ma Phil Spector diventa ugualmente il manager di tutto il gruppo. Poi lo troviamo come manager dei Beatles, perché era un musicista ma faceva anche il produttore e l'arrangiatore. E c'è il caso della morte di Paul McCartney, che sarebbe morto, sarebbe stato sostituito da un sosia, non si sa. Poi cerca di impadronirsi dei diritti, perché lui il suo sogno era sempre molto legato, oltre che probabilmente ha una sua dimensione di adepto di Crowley, basta guardare la fotografia che c'è di lui su Wikipedia per capirlo. E questo personaggio, praticamente sempre protetto dal potere, cerca di acquisire i diritti musicali dei Beatles, ma qualcuno glieli soffia all'asta. Prima si oppone a questa acquisizione lo stesso John Lennon, che però fa una brutta fine, perché viene accoltellato da un pazzo sotto l'albergo. Poi chi sia questo pazzo e perché l'abbia coltellato non credo che la polizia abbia indagato tanto. Poi i diritti musicali dei Beatles vengono acquisiti da Michael Jackson,
E noi troviamo un legame, perché chi ha introdotto a Hollywood il medico che attualmente è imputato dell'omicidio di Michael Jackson è Phil Spector. E infine Phil Spector lo troviamo in galera perché ha ucciso la sua ultima compagna o moglie, non ricordo bene. Quindi c'è un filo su cui nessuno ha indagato a sufficienza. Io non sono un indagatore sotto questo profilo. Avevo scatenato su questa cosa sia Pastore, sia Paolo Franceschetti, sia Stefania Nicoletti, un po' di persone che sono appassionate per questo tipo di indagine. Non è che a me questo tipo di indagine non mi appassioni, ma siccome devo fare tante cose e non sono bravissimo nel fare questa, preferisco che la faccia chi è bravo. Paolo è molto minuzioso, va a vedere legami, collegamenti, cose. Io non sono così minuzioso, sono un simbolista, sono un teorico, e quindi insomma. Però trovavo sempre questo personaggio dentro a vicende che poi sono finite con una morte. E questo, se vogliamo imparare qualcosa di utile da Paolo Franceschetti, e mi sembra che questo sia molto utile, mi sembra abbastanza eloquente come particolare, no? Nel senso che se una persona la troviamo sempre dentro in circostanze in cui finisce che viene ammazzata una persona, io questo, se è ricorrente la prima volta, è ricorrente la seconda volta, è ricorrente la terza volta, è ricorrente la quarta volta, perché stiamo parlando di quattro morti, insomma, io qualche domanda me la faccio. Tutto lì. E ora ce n'è un'altra invece di domande, quella di Emanuela. In realtà non lo conosco molto bene, più che altro lo conosco di fama, ma nell'articolo che ha scritto sul blog leggo che si è interessato allo studio delle lingue e delle razze, per cui la mia domanda è semplice: da dove derivano le lingue e le razze presenti sulla Terra? Secondo lui è ipotizzabile che derivino dai vari esseri che ci hanno visitato nel corso dei millenni? In un documentario visto l'anno scorso, ad esempio, si diceva che le lingue neolatine non sono figlie del latino, ma piuttosto sue sorelle. E per quello che riguarda le razze umane, lo stesso mondo scientifico ha ormai quasi del tutto accantonato il darwinismo, che io personalmente ho sempre trovato abbastanza ridicolo. Grazie mille, un abbraccio a tutti voi, Emanuela. Allora, spiego il mio pensiero. Le lingue. Il mio pensiero è che noi conosciamo la nostra storia da un certo momento, più o meno in poi. Quello che è successo prima non lo conosciamo. Ci sono indubbiamente sparsi nella nostra storia delle cose che non si spiegano. Io sono un simbolista, no? Un simbolista come fa a pensare? Un simbolista è una persona che ad un simbolo attribuisce il valore di archetipo. Cioè, il simbolo che cos'è? È la rappresentazione di un archetipo. E che cos'è un archetipo? Secondo il povero Carpeoro, per carità, è l'imprinting nella memoria universale, che io chiamo memoria ancestrale, che è una memoria un po' più ampia di quella di ogni singolo soggetto, di una figura, di un evento materiale o immateriale, che ha profondamente modificato il corso della storia della nostra civiltà e di quella che probabilmente ci ha preceduto o di quelle che ci hanno preceduto. Se esiste un archetipo che si chiama drago, no? E noi al massimo nel Medioevo, quando questo simbolo ha viaggiato tanto, ma anche prima viaggiava, negli Egizi c'era la figura, addirittura c'è una costellazione che si chiama drago, e questo archetipo ha viaggiato nell'intera storia dell'umanità, una storia di umanità che nella quale il massimo rettile conosciuto che avesse quelle forme era qualche lucertolone, neanche le iguane che erano diffuse nell'altro emisfero, ma qualche lucertolone particolarmente sviluppato, e invece il drago era enorme. Qualcosa mi consente di pensare che ci sia stata una nostra forma di conoscenza ancestrale dei dinosauri, altrimenti noi non potremmo avere dentro questo archetipo, no? Quindi cosa significa tutto questo? Significa che le cose non sono poi andate come ce le raccontiamo. Però questo non significa, e quindi le stesse nostre lingue, gli esoteristi, gli studiosi di esoterismo, posso parlare di Churet, che era un seguace della Blavatsky del Novecento, che scrisse questo bellissimo libro che si chiama L'evoluzione cosmica,
dove ipotizza, come del resto la Blavatsky, l'esistenza di due razze originarie, che però non sarebbero neanche quelle le vere originarie, che sono gli Atlantidei e gli Iperborei, quindi gli uomini del nord e gli uomini del sud. Latino sicuramente, se fosse così, avrebbe un'origine iperborea, mentre probabilmente altre civiltà avrebbero un'origine atlantidea, e questo influenzerebbe anche il modo come sono arrivate le lingue. Il sanscrito sarebbe una lingua iperborea, mentre per esempio l'accadico sarebbe una lingua atlantidea. Ma sotto questo profilo io direi che non è che il darwinismo sia una cosa ridicola. Il darwinismo è una cosa che ha interessato un aspetto dell'evoluzione umana, ma che non esclude né il creazionismo né l'interventismo di razze superiori, magari, voglio dire, no, noi non sappiamo ricostruire assolutamente, secondo me, la presenza di esseri sviluppati, non necessariamente in forma umana sulla Terra, ma anche prima, quando la Terra magari era fusa con altri pianeti, è una roba che è rimasta impressa nel sistema, e essendo rimasta impressa nel sistema è diventata archetipo in mille figure, in mille forme. Nella Bibbia ci sono queste figure di questi esseri superiori chiamati angeli, che Sitkin chiama Nunaki, perché lo deriva da, invece dai testi sumerici, che praticamente avrebbero loro provocato l'evoluzione dell'essere umano. Ma che ci sia anche un'evoluzione, come l'ha prospettata Darwin, degli esseri viventi, perché Darwin non l'ha prospettata riguardo all'essere umano, Darwin l'ha prospettata riguardo a tutti gli esseri, che ci sia anche un'evoluzione di quel tipo, che fu poi perfezionata, perché io non lo chiamerei più darwinismo, lo chiamerei monodismo, perché il premio Nobel del 68, che si chiama Jacques Monod, che scrisse un libro bellissimo che si chiama Il caso e la necessità, corresse la teoria di Darwin e disse che l'indice di sviluppo e di evoluzione di una razza o di un genere è un indice basato sull'errore, nel senso che se avviene un cataclisma per cui in Africa prima fa un freddo becco e poi viene un caldo e un sole che spacca le pietre, è chiaro che sopravvivono solo quegli individui che hanno la pelle più scura e quindi lo sopportano meglio nell'arco di centinaia, centinaia, centinaia di migliaia di anni, no? Quindi in realtà è la diversità, che lui chiama errore, chiama il caso della società, che lui chiama errore, che è uno dei componenti dell'evoluzione. Quindi l'evoluzionismo darwiniano andrebbe contestualizzato, andrebbe limitato all'evoluzione all'interno delle razze conosciute, nel senso che sicuramente una parte della nostra evoluzione deriva dalla stessa origine che magari hanno le scimmie o un tipo particolare di scimmia, ma questo non significa che sia solo questo l'elemento che ha provocato l'evoluzione, che non ci sia anche un fattore creazionistico, perché poi bisogna risalire indietro, bisogna risalire al principio che ha creato tutto. E qui Darwin non dà una spiegazione, non c'è nessun scienziato che dà una spiegazione di come è nato tutto. Darwin dà una spiegazione di come un vermetto può essere diventato un pesce, una scimmia, un uccello, un essere umano. Qui io questa spiegazione non l'accetto in toto, però è utile a spiegare però alcune sopravvivenze, alcune razze, alcune componenti, alcune cose, specialmente per come l'ha precisata Monod. Allora, abbiamo una ventina di minuti, andiamo con altre domande a raffica. Enzo, leggo spesso di grandi vecchi e superiori sconosciuti che muoverebbero la storia del mondo. Secondo lei è così? E se sì, chi è il motore immobile che muove il tutto? Il re del mondo, ossia il Papa, come dicono alcuni, attraverso organizzazioni quali la massoneria, i gesuiti, i cavalieri di Malta, eccetera, il priorato di Sion, o meglio i cattivi figli di Sion con il loro serpente simbolico che sta stringendo tra le sue spire il mondo, le Sim, ovvero quella che una volta era detta in certi ambienti politici la sinarchia delle imprese multinazionali, le linee di sangue, ovvero talune famiglie che da millenni si trasmettono il potere governando occultamente il mondo, gli alieni che creano ibridi che sono il tramite e lo strumento del proprio potere, entità metafisiche e ultramontane che guidano l'umanità dall'alba dei tempi, lagarti, insomma, chi? Ma guarda, io no,
non credo che ci sia un motore unico, no? Non credo proprio. Credo che ci siano molte forme di potere e di condizionamento non necessariamente così suggestive come ce le prospetta questa persona che ha scritto questa domanda, nel senso che mi sembra un po' una roba dove c'è dentro tutto il contrario di tutto. Riguardo al discorso del re del mondo, il re del mondo è una cosa un po' più complicata, nel senso che la figura del re del mondo, che è un archetipo, neanche Cristo, il Cristo era il re del mondo, tant'è vero che a noi è arrivato un'altra, il significato letterale sempre di quel famoso cartiglio Inri. Non dimentichiamo che la parola Inri era la parola di riconoscimento dei Rosacroce, a cui essi attribuivano una grandissima importanza. Il significato letterale della parola Inri è Jesus Christos Rex Judeorum, Jesus Nazarenus Rex Judeorum, Rex Judeorum, non Rex Mundi, quindi re degli giudei, non re del mondo. Il re del mondo è una roba un po' più complicata. Nel Medioevo si sparse la voce che il re del mondo ci fosse, che fosse cosiddetto prete Gianni. Sono stati scritti libri bellissimi su prete Gianni. Io rimando alla lettura di questi chi ne sia interessato all'argomento. Battiato sul re del mondo ha scritto una famosa e bella, molto bella canzone. Ma chi è il re del mondo? Il re del mondo è la parte divina che è all'interno di ognuno di noi. Il re del mondo, tutti noi siamo re del mondo in parte, è solo che alcuni, questa parte qui che ognuno di noi ha dentro e che è universale e che unificherebbe tutti noi, realizzando gli ideali di fratellanza di tutte le dottrine esoteriche della storia dell'umanità, noi questa natura la sacrifichiamo, no? Rinunziando a essere complementari a questo e cercando invece di esaltare l'ego, noi questa parte per cui noi saremmo tutti quanti re del mondo la sacrifichiamo, la ignoriamo, non ne siamo consapevoli. Non essendo consapevoli, qualunque cricca di potere ci può sottomettere. Allora, un'altra domanda: cosa ci dice riguardo al Giglio e la Costa Concordia? Ti risulta che Schettino sia massone e che abbia obbedito a un ordine di un certo tipo? No, non mi risulta che Schettino sia massone. Non posso dire se ha obbedito a un ordine di un certo tipo perché non lo so. Non mi risulta che Schettino sia massone. Che posto ha, se lo ha, Leonardo da Vinci nella dottrina massonica? Leonardo da Vinci era un appartenente alla linea di sangue dei Rosacroce. I Rosacroce avevano una doppia formazione. C'erano gli appartenenti alla cosiddetta Radix Davidis, che era la stirpe di Giuda, che nella Bibbia viene denominata come stirpe regale. Matteo, nel fare il Vangelo, ci dedica qualche paginata per ricostruire il fatto che lo stesso Gesù Cristo appartenesse alla Radix Davidis. Giochino da fiore titola il suo disegno più importante e misterioso, che è l'Aquila Gigliata, alla Radix Davidis. Lo stesso significato del simbolo del giglio è quello della Radix Davidis, è il motivo per cui i francesi lo denominano come simbolo araldico della regalità. D'altro canto, la croce dei Rosacroce ha riportata dentro la frase, che è il secondo capoverso del Cantico dei Cantici di Salomone, che guarda caso era figlio di David, che dice: tu sei la rosa di Sharon, tu sei il giglio della valle. Quindi il discorso del simbolismo del giglio è un discorso molto complicato. Io non so dire se sia una coincidenza il fatto che l'incidente della Concordia sia avvenuto all'isola del Giglio o sia qualcosa che significa qualcos'altro. Certo, di una di Leonardo la cosa certa è una che Leonardo nessuno sa da dove provenisse, perché il nonno, quando arriva a Vinci, fa sparire tutti i documenti relativi al suo passato. Noi sappiamo, tant'è vero che noi non conosciamo il loro cognome,
Leonardo da Vinci non è un cognome, Sanzio è un cognome, Buonarroti è un cognome, ma di Leonardo non sappiamo come si chiamasse il cognome, perché il nonno aveva adottato come cognome e si era registrato, credo che il nonno si chiamasse Antonio, come Antonio da Vinci. Questo nonno fa due figli, fa Piero e Francesco. Francesco era completamente omosessuale, per cui rinunziò ad avere una discendenza da Francesco, mentre da Piero fece venire una donna dalla Francia perché sposasse Piero e concepisse Leonardo, solo Leonardo, perché poi Piero la ripudia, si trasferisce a Firenze dove fa il notaio, sposa un'altra donna con la quale fa tre o quattro figli, tutti fratellastri di Leonardo, con cui Leonardo non ebbe grossissimi rapporti, per carità. Ora, quindi Leonardo già ha un codice rosicruciano, cioè che non si sa da dove viene, perché la prima cosa che facevano i Rosa Croce è fare scomparire qualunque elemento che li rendesse facilmente identificabili. Poi ci sono le altre componenti. Le altre componenti di tutta questa storia sono quello che Leonardo fa, cioè un'opera di paziente e continua conoscenza, depistaggio su determinate cose che lo pongono in una chiave particolare. Terzo punto, Leonardo ha una caratteristica straordinaria, che è l'unico artista dell'epoca che, chiunque sia il signore padrone, lui viene praticamente protetto e rispettato da tutti. Ci sono gli Sforza e viene protetto dagli Sforza, arrivano i francesi e lui diventa protetto dai francesi. Io, per chi volesse capire di più di Leonardo, c'è un quadro di un pittore francese, adesso non ricordo come si chiama, ma si trova facilmente, credo anche su internet. C'è un quadro che è dove Leonardo viene raffigurato morente, al suo capezzale c'è il re di Francia e lì c'è anche un prete che dovrebbe battezzarlo in punto di morte, perché Leonardo non era una persona battezzata, altra caratteristica che fa riflettere. Ora, e lo si capisce perché il prete ha i paramenti del battesimo, non i paramenti dell'estremunzione. Ora, quel quadro lì, ci sono tutta una serie di particolari, sarebbe lunghissimo spiegarli adesso, che darebbero una chiave per capire meglio Leonardo come va interpretato, ecco. Allora, un'altra domanda, un caro saluto a te Fabio e al mitico Carpeoro, avrei qualche decina di domande, quindi ne proporrò due, grazie, meno male, in modo tale che possa rispondere a quella che più ritiene interessante. La prima è se vuole commentare e spiegare le implicazioni sulla questione che lui stesso ha tirato in ballo riguardo le origini esoteriche e specificatamente massoniche del comunismo. La seconda è se si possono riscontrare elementi rigorosi e coerenti di simbologia nei crop circle. Grazie. Fabio. Allora, la prima domanda. La prima domanda, questi sono fatti storici. Cominciamo a dire che il socialismo è pensato all'interno dei Rosa Croce, perché il socialismo cosiddetto utopistico, cioè quello pre-marxista, vive su due elementi: l'uguaglianza di tutti gli uomini e l'abolizione della proprietà privata, che poi diventa il comunismo, cioè parte dal principio della comune, di mettere tutte le cose in comune. Allora, questi due principi sono alla base di tutta la letteratura utopistica rosicruciana del Seicento, quindi Utopia di Tommaso Moro, La città del sole di Francesco Campanella, che finse di avversare la massoneria e i Rosa Croce e non era così, La nuova Atlantide di Francesco Bacone, lo stesso rifondatore dei Rosa Croce che si chiamava Johann Valentin Andreae scrive un'opera del genere che si chiama Christianopolis, che è un'opera rimasta incompiuta, che ha come secondo titolo Viaggio all'isola di Kaftar Salama, dove narra di questo viaggiatore che arriva nell'isola dove c'è giustizia, abolizione della proprietà privata, dove c'è il sistema perfetto, il sistema che non ha ingiustizia,
che non ha privilegi, dove ognuno fa quello che deve fare per il bene comune. Questo socialismo utopistico, che si traduce nella Comune di Parigi, quindi nei teorizzatori Proudhon, Saint-Simon, Leblanc, poi sfocia invece nel marxismo. Marx e Engels scrivono Il Capitale e teorizzano questa società giusta. Ma qual è la cosa che ci attaccano? Ci attaccano l'ateismo. Uno, perché c'era stato l'illuminismo che l'ateismo l'aveva professato. Due, perché, considerando che, come scrive Marx, la religione è l'oppio dei popoli, stabiliscono non tanto che Dio non esiste, ma tanto che bisogna fare a meno della religione, perché la religione come sistema è stato sempre uno strumento di gestione del potere. E io in questo devo dire che non hanno dato torto, perché la struttura religiosa è sempre diventata uno strumento di potere. Dopodiché cosa succede? Succede che Lenin, all'interno di questo marxismo, si sparge all'interno non solo delle comunità russe, ma anche della massoneria, e principalmente in due massoni col nome significativo: Bakunin, che poi è una persona che è passata dal marxismo all'anarchia. C'è un bellissimo romanzo di Riccardo Bacchelli, che è un grandissimo scrittore ignobilmente dimenticato dalla nostra cultura, che si chiama Il diavolo a Pontelungo, che spiega come Bakunin arrivi in questo paese che si chiama Pontelungo e lo mette a subbuglio, poi non forse tanto a torto. Poi c'è Leon Trotsky, che è il sovrano gran maestro della massoneria russa, il quale si mette assieme a Lenin per fare la rivoluzione. E i rivoluzionari russi, Lenin e Trotsky, hanno bisogno di soldi. Chi li aiuta dandogli i soldi per fare la rivoluzione? La massoneria tedesca, che si pone come fideiussore nei confronti di tre banche e fa erogare a Lenin e Trotsky, prendendosi come garante, diciamo, di sistema Trotsky, che comunque era un massone, 14 milioni di marchi. Ma fa anche un'altra cosa: fa disegnare a questo disegnatore tedesco il simbolo della rivoluzione, che deve rispecchiare quello che c'è in Squadra e Compasso. Quali erano i due aspetti speculari della rivoluzione russa? Il fatto che fosse portata dalle due componenti speculari del proletariato, che erano i contadini e gli operai, e quindi falce e martello, che vengono sovrapposti con la stessa tecnica simbolica di Squadra e Compasso. A questo punto Lenin fa la rivoluzione, dopodiché prende un po' in odio Trotsky, tanto che Trotsky deve scappar via, e l'odio di Lenin si trasferisce a Stalin, che farà uccidere Trotsky a Città del Messico, rendendo anche praticamente illegale la massoneria in Russia. Questa è la storia del rapporto tra la massoneria e la rivoluzione russa. Ok, allora adesso c'è un'ultima domanda che riguarda, non so se sei in grado di rispondere, che riguarda Echelon e quanto sono invasivi i sistemi di controllo che ci sono. Ma guarda, i sistemi di controllo sono invasivi fino a un certo punto. Mi spiego. Se tu vivevi nel Medioevo, certo non conoscevi cosa faceva una persona a 5.000 chilometri di distanza, ma non avevi neanche bisogno di conoscerlo, perché tanto non dovevi vendergli niente, no? Bastava che tu conoscessi tutti i fatti della piccola comunità dentro cui vivevi, e ti posso garantire che senza Echelon, nella piccola comunità in cui vivevi, si sapeva la stessa percentuale di cose che si sanno oggi, nel senso che sapevi tutto di tutti, o meglio tutto quello che fosse immediatamente conoscibile e archiviabile. Quindi in realtà, se la globalizzazione ovviamente ha reso il fatto che, cioè un sistema molto più perfezionato di Echelon lo mise in atto la Chiesa cristiana quando fondò l'ordine dei gesuiti,
perché i gesuiti che incarico avevano di fare i confessori, no? E quale migliore fonte di informazione che è quello che un po' fa Facebook adesso, no? Quando ci fu l'11 settembre, ci fu un progetto di investire un sacco di soldi su un organismo collegato alla CIA per schedare tutto il mondo. Poi trovarono molto più comodo farlo gratis, scelsero una specie di nazistello tedesco studente e gli fecero fare Facebook, con una differenza che lì bisogna pagare per acquisire i dati di tutti, e qui i dati glieli abbiamo dati tutti gratis. Eh sì, è una riflessione molto forte. Ascolta, c'è un'altra domanda che l'ho vista adesso, poi veramente concludiamo, altrimenti andiamo avanti chissà fino a quanto. C'è un altro ascoltatore che ti chiedeva cosa ne pensi di Roll. Io l'ho conosciuto Roll, ero molto giovane ma l'ho conosciuto. Era un personaggio straordinario. Indubbiamente era un personaggio inspiegabile, perché io ho assistito in quelle volte che l'ho frequentato ha delle cose non facilmente spiegabili, però io mi posso solo fermare qui, perché non, certo non l'ho mai visto dire a una persona domani ti succede questo. Come invece è stato raccontato. Allora Gianfranco, io ti ringrazio molto di essere stato con noi, e se vorrai in futuro insomma faremo ancora altre serate, perché credo siano molto utili e di grande crescita per tutti noi. Tra l'altro adesso possiamo dire qualcosa, no? Stai lavorando a questo progetto della web TV dedicata ai libri. Sì, io voglio occuparmi solo di libri, nel senso che sono convinto che libro viene da una parola latina che si chiama liber, che però significa anche libero. L'unico modo per essere liberi è fare in modo che si diffondano tutti i libri. Una delle grandi fesserie che abbiamo fatto nel dopoguerra è rendere illecito pubblicare Mein Kampf, perché abbiamo reso impossibile ai giovani di capire quale cosa ignobile fosse il nazismo. Non serve proibire i libri, serve solo diffonderli, tutti i libri, anche quelli che dicono fesserie, servono tutti. Luca Pacioli intitola il primo capitolo del De Divina Proporzione. Luca Pacioli è uno dei padri della matematica moderna ed è anche il maestro di Leonardo, dicendo: bisogna dare molta importanza agli errori, perché non raramente dagli errori nascono le cose giuste. E con questa massima noi alla fine infatti volevamo fare un elenco delle frasi che ci sono rimaste, che ci hanno colpito, come quella che disse Paolo tempo fa, no? I poteri occulti sono dentro di noi, e anche questa con cui ci lasci stasera è davvero da tenere e ricordare. Grazie mille a Gianfranco Carpero, noi salutiamo anche Paolo Franceschetti, che credo da vari minuti è caduto, e tanto lo ritroveremo la prossima settimana. Grazie davvero Gianfranco, ti continueremo a seguire e a presto. Grazie a te e a Paolo per quando mi sentirà, e a tutti gli ascoltatori.
Lui si chiama Sedman, il brano che abbiamo sentito prelevato dalla nostra Border Nights Compilation era High Hold On. Sì, scelto da voi, da qualcuno di voi, non mi ricordo ovviamente chi l'ha scelto, ma è uno di tanti brani che ci avete proposto e che noi inseriamo il lunedì da mezzanotte a luna nella Border Nights Collection, solo musica scelta da voi, con qualche a volte nostro inserimento della storia di Border Nights, ma poi vedete che qualche brano, come d'accordo, sì, lo porto qua anche in Border Nights, perché effettivamente così deve essere, quelli un pochino più d'atmosfera che mi colpiscono di più, ogni tanto le inseriamo, sono notti in cui parliamo molto, giustamente, perché c'è da ascoltare e abbiamo davvero avuto modo ancora una volta di ascoltare la grandezza di Gianfranco Carpeoro, la sua immensa conoscenza che mette al servizio di tutti noi e di chi lo segue. Quindi grazie ancora, e ancora un saluto caro a Paolo Franceschetti, che si è perso e si è smarrito per strada, ma stasera collegamenti veramente difficili con casa Franceschetti, e soprattutto anche lui ogni tanto non accendeva il microfono bene stasera, dobbiamo dire anche questo, quindi i poteri occulti sono dentro di noi, lo dico sempre anche lui, che volete fare. Allora amici, io vi ricordo solo Border Nights @ webradionet.eu, il blog invece che è bordernights.blogspot.it, occhio alle novità, occhio ai prossimi ospiti, e la nostra pagina Facebook, il nostro gruppo Facebook è Border Nights. Noi ci risentiamo ovviamente martedì prossimo alle 22 qua su Web Radio Network. A tutti voi come sempre una buona settimana e soprattutto questa volta diciamo una buona vita, buonanotte, alla prossima, ciao.